Buonasera a tutti, vi chiedo di prendere posizione. Iniziamo la seduta del Consiglio Comunale. Do la parola alla segretaria per l'appello. Prego. Grazie. Massida Paola. Cossu Manolo. Serafini Marco. Cera Eleonora. Pinna Silvia. Marras Daniela. Presente. Uccheddu Mauro. Assente. Sodu Maurizio. Assente. Piras Matteo. Rosa Sangelo. Santoru Giorgio. Loi Elio. Zonza Massimo. Craig Marco. Lebiu Adolfo. Careddu Mauro. Assente. Casti Giuseppe. Assente. Murittu Pietro. Assente. Fantinel Federico. Assente. Fraternale Yvonne. Presente. Piano Ugo. Usai Massimo. Assente. Usai Fabio. Assente. Stivaletta Michele. Assente. Garau Daniela. Presente. Numero legale è presente, iniziamo la seduta del Consiglio Comunale con il primo punto all'ordine del giorno, le comunicazioni del Sindaco. Prego a facoltà il Sindaco Paola Massida. Grazie Presidente, buonasera a tutti, buonasera consiglieri. Due comunicazioni brevissime, la prima è visibile, è la novità visibile, ho seduta qua nei banchi della Giunta, la dottoressa Sabiu, Sabrina Sabiu, a cui il 21 luglio scorso ho conferito le deleghe di cultura, turismo e spettacolo. La dottoressa Sabiu è laureata in filosofia, è specializzata in museologia, museografia e gestione museale, è inoltre archivista, paleografa, diplomatista di Stato e ha al suo attivo, oltre che esperienze nell'insegnamento nella scuola pubblica e della formazione professionale, anche numerose pubblicazioni, soprattutto in tema di storia locale e di archeologia industriale. Quindi io sono ben felice di accoglierla nella nostra amministrazione, convinta e fiduciosa che questi titoli e questo bagaglio di esperienza sarà messa a frutto a vantaggio della città e quindi colgo l'occasione ancora una volta di farle i miei migliori auguri di buon lavoro. E poi ho una breve comunicazione, so da fonti ben informate che è presente in città e forse sarebbe dovuto essere qua, ma non è presente in questa sala al momento, forse ci raggiungerà dopo, un nostro concittadino, Giuseppe Giura, che è un poliziotto, sociologo, che ha vinto un prestigioso premio internazionale, Falcone Borsellino, per un suo studio, un suo libro sui delitti di criminalità organizzata in Sicilia, un'analisi socio-giuridica della giurisprudenza. Lì infatti in Sicilia si è trasferito da circa 30 anni e dà un grosso contributo anche con queste opere all'impegno per una nobile causa qual è l'opposizione, la lotta alla criminalità. Se ci raggiungerà più tardi sarò felice di conoscerlo. Per il momento io manifesto tutto il mio orgoglio perché un nostro concittadino ha raggiunto questi risultati così significativi per noi tutti.
Vi ringrazio. Buon presidio. Grazie Sindaco. Qualche consigliere vuole prendere parola? Uno per gruppo. Prego, consigliere Cossu. Grazie Presidente, buonasera a tutti, alla Giunta e ai colleghi consiglieri. Un piccolissimo intervento a nome del gruppo consigliere di maggioranza. Intendiamo rinnovare gli auguri alla nostra nuova assessora Sabrina, auguri che formuliamo in forma pubblica nell'aula del Consiglio Comunale nella sua prima seduta. Grazie ancora. Grazie consigliere Cossu. Prego, consigliera Fraternale. Sì, grazie, buonasera. Intanto voglio dare la benvenuta alla nuova assessora e le faccio i migliori auguri per un buon lavoro e di resistenza soprattutto. Al sindaco invece vorrei dire che ancora una volta abbiamo saputo dell'ingresso di questo nuovo assessore, quindi la nomina attraverso la stampa. E questo è per significare ancora una volta il malessere che c'è da parte dei consiglieri che non vengono coinvolti neanche nelle informazioni. È quasi un mese, se non sbaglio, che c'è la nuova nomina e credo che oggi questo consiglio sia anche dovuto perché ci sono le scadenze per l'assestamento generale di bilancio che sono obbligatorie entro il 31 di luglio, altrimenti credo che probabilmente avremmo rinviato la comunicazione anche a settembre. Detto questo, mi fa piacere sentirla ancora una volta, per la quarta o la quinta volta, esprimere la sua gioia, la sua contentezza nell'elencare tutto il curriculum della nuova dottoressa assessore, così come è stato precedentemente con gli altri che ha nominato. Quindi un curriculum ben fornito, con meriti e competenze, che non è la prima volta che le sento esprimere queste doti in riferimento alle vostre scelte. Mi auguro che sia la volta definitiva, che non sia l'ennesima entrata e subito dopo il dispiacere per l'uscita. E, ripeto, siamo rammaricati per il fatto che dopo un mese dall'insediamento lei sta comunicando oggi questa nuova nomina. Buon lavoro assessore e grazie. Grazie consigliera Fraternale. Sì, solo prego, consigliere Piano. Mi associo a quanto già comunicato, detto dai due consiglieri che mi hanno preceduto nel formulare gli auguri al neo assessore. Una mole di lavoro l'attende, una mole di lavoro anche abbastanza impegnativa, e questo ci permetterà anche di confrontarci su più punti cercando di essere di collaborazione. Ci rammarica solo una cosa, non la prenda assessore, ci rammarica che ancora una volta in questa città non si trovano assessori o persone che possano svolgere il ruolo di assessore. Questo per noi in certe circostanze diventa anche mortificante perché non riusciamo a dare spiegazioni. Io credo che tra il vostro elettorato vi sono persone di una certa valenza, persone che possono esprimere molto, senza nulla togliere, dicevo, agli attuali assessori, nei confronti dei quali ho la massima stima, ma sicuramente vi erano potenzialità e possibilità che all'interno della città si individuassero figure provenienti dalle vostre file e alcuni presenti anche in consiglio che potevano assolvere più che decorosamente l'incarico che gli spetta facendo l'assessore. Grazie. Grazie consigliere Piano. Qualcun altro dei consiglieri? Bene, allora passiamo al punto 2 all'ordine del giorno. No. Passiamo al punto 2 all'ordine del giorno. Cioè? Ah, scusa, non ti ho visto. Prego, consigliera Garra. Sì, buonasera a tutti. Allora, innanzitutto formulo i miei migliori auguri, le mie congratulazioni per questa nomina all'assessore. Ci tengo particolarmente a farle un augurio di questo tipo, visto il suo curriculum, è sicuramente un curriculum di tutto il rispetto, per cui io mi auguro che lei sappia assolvere a questo ruolo che è assolutamente importante, con la professionalità che un incarico di questo tipo sicuramente richiede. Però le auguro anche di avere molto coraggio, questo coraggio noto che per certi versi manca,
mi farebbe veramente piacere che lei, così come tutti gli assessori, non si avvitassero in una ordinaria amministrazione, che oggi credo invece stia in qualche maniera connotando questa vostra azione amministrativa. Lei ha competenze specifiche, il patrimonio della città di Carbonia è un patrimonio molto importante che merita veramente un certo tipo di considerazione e credo che possa costituire assolutamente un'attrattiva per quella che è la nostra attività, l'attività di tutto questo gruppo consigliare, chiaramente non solo del vostro, ma di tutti questi gruppi consigliari. Quindi le chiedo di prendere in debita considerazione la valorizzazione veramente del patrimonio di fondazione della città di Carbonia, del patrimonio archeologico. C'è un sito che è meraviglioso, che è uno dei più importanti siti del Mediterraneo, che merita veramente di essere così valorizzato, che possa costituire nel tempo veramente un'attrattiva seria a quello che può essere uno sviluppo di questo territorio della città di Carbonia in nome del turismo, che ancora io per certi versi non vedo. Per cui al di là di questo e al di là del fatto che lei non sia di Carbonia, anche se mi pare di aver capito abbia una formazione specifica, perché comunque per me sono veramente elementi assolutamente irrisibili. D'altra parte questa città è una città che ha conosciuto per due legislature, due consigliature, un sindaco che proveniva veramente da molto lontano, con tanti voti peraltro, per certi versi anche acclamato, per cui non vedo tutte queste polemiche. Siamo cittadini del mondo, ci dobbiamo aprire, apriamoci veramente alle competenze, alle conoscenze e soprattutto alle idee di ognuno di noi, quelle almeno migliori. Quindi tanti auguri. Grazie consigliera Garau. Ci sono altri interventi? Passiamo al punto numero 2 all'ordine del giorno. Le comunicazioni del Presidente. Saluto nuovamente tutti i presenti in sala. Allora, per quanto riguarda le comunicazioni che farò, nel punto 1, con protocollo numero 33981, da parte del capogruppo del Movimento 5 Stelle, il consigliere Cossu, mi dichiara che il consigliere Massimiliano Zonza comunica di voler essere inserito come commissario presso la terza commissione consigliare permanente e che il consigliere Marco Craig comunica di voler essere inserito come commissario presso la quarta commissione consigliare permanente. Al punto numero 2 la sottoscritta comunica che con protocollo numero 33980 ha richiesto la riduzione dell'indennità, che sarà pari all'importo massimo riconducibile ad un consigliere comunale e il restante andrà versato nel fondo povertà. Vorrei aggiungere anche due cose. In data 25/7/2017 la sottoscritta ha convocato la conferenza dei capigruppo, così composta dai consiglieri Cossu, Piano, Usai Fabio, Fantinel, che era delegato dal consigliere Morittu, e dalla consigliera Garau. Come Presidente del Consiglio neoeletta, per me è stata la prima partecipazione alla conferenza, una conferenza che si è svolta con uno spirito di collaborazione e partecipazione, ma soprattutto nel rispetto delle persone presenti e dei ruoli istituzionali. Rendo atto ai capigruppo di questo e li ringrazio per la collaborazione. Collaborazione e partecipazione che ho riscontrato anche negli incontri di presidenza con i miei due vice, i consiglieri Stivaletta e il consigliere Loi. Grazie per l'attenzione. Prego, se qualcuno vuole prendere parola dei consiglieri, uno per gruppo. Io sull'ordine dei lavori, se mi consente. Cioè? Prego, consigliere Piano. Visto che lei ha fatto riferimento alla riunione dei capigruppo, nella riunione dei capigruppo noi avevamo predisposto un ordine del giorno che per quasi la sua totalità è presente in questo ordine del giorno che ci è stato inviato per la riunione di oggi. Però vi era un altro punto che doveva essere trattato e che ancora una volta viene escluso dall'ordine del giorno e non viene portato alla discussione in Consiglio Comunale. Io mi pongo due problemi: o vi è un accanimento nei confronti di quel punto all'ordine del giorno e quindi di quelle persone che
attendono che venga risolto un problema, oppure vi è negligenza da parte o degli uffici o della Commissione, perché non si può, dopo che un punto viene portato per due volte in Consiglio Comunale e vengono sollevati problemi e si rimanda perché vengano espletate tutte le pratiche giuste e doverose, così come sono state sollevate, che ancora una volta il punto all'ordine del giorno non viene riportato. Faccio un riferimento, se a qualcuno non fosse presente, è il punto in merito all'alienazione di un reliquato e di un terreno in zona di Serbarino. Io chiedo a lei, signor Presidente, che si faccia carico e che una volta per tutte venga, e a lei, signor Sindaco, ovviamente, venga risolto questo annoso problema che mi sembra che sta trascinando senza che vi siano, perché non vorrei che fosse accanimento, allora la cosa sarebbe anche brutta. Grazie. Grazie consigliere Piano. Mi prendo atto di quello che ha detto e le farò, se vuole avvicinarsi al mio ufficio, gli darò maggiori dettagli su per quanto riguarda l'atto in questione. Grazie. Sì, prego consigliere. Grazie Cossu. Presidente. Prendo brevemente la parola perché nell'intervento del collega che mi ha preceduto ha paventato l'ipotesi di un possibile accanimento da parte dell'amministrazione. Possibile accanimento. Ecco, allora l'uno non è di sicuro, se per uno è inteso accanimento da parte dell'amministrazione non lo è assolutamente. L'amministrazione attuale in carica, la commissione consigliare permanente che ha lavorato all'atto, al quale ha partecipato anche lei consigliere, non ha partecipato, allora era la quarta commissione forse, c'è tutto l'interesse di portare a buon fine un iter che dura da diverso tempo e venire incontro alle esigenze dei cittadini coinvolti. Pertanto l'amministrazione oggi si trova a non poter portare l'atto in consiglio per problemi che non sono di pertinenza politica sicuramente, ma tecnica. Il Presidente del Consiglio ha invitato chiunque volesse dei chiarimenti di comunque sia a confrontarsi nell'ufficio di presidenza. Possiamo fare un confronto pubblico, un confronto più ampio in una capigruppo eventualmente, se preferite rincontrarci e riconfrontarci tutti insieme. Però sgombriamo il campo definitivamente dalla possibile ipotesi di una volontà politica da questa parte politica, da questa amministrazione in carica, nessuna volontà di arenare un atto di quel tipo del reliquato stradale, del reliquato. No, non è peggio. È peggio forse quello che è avvenuto prima. Consigliere Piano, non è un dibattito fra consiglieri, grazie. Facciamo finire il consigliere Cossu, prego. No, può anche, se non disturba, può pormi la domanda e rispondo. Non ci sono problemi, Presidente. Grazie. Grazie, consigliere Cossu. Interventi? Passiamo al... Prego, consigliere Cast. Su questo problema posto dal consigliere Piano è finita la discussione. Io le vorrei chiedere, l'abbiamo chiesto a nome del gruppo del Partito Democratico un mese fa forse, l'ultimo consiglio comunale, che ci venga messa a disposizione, non è stato fatto ed è un fatto grave, la documentazione che il gruppo del Partito Democratico ha richiesto, ovvero la nota che l'amministrazione ha mandato a Cantone sulla questione dell'eventuale conflitto di interessi, e abbiamo chiesto anche copia della conferenza dei servizi. Questi documenti non so perché non ci sono stati ancora consegnati né da lei né dal segretario comunale, quindi noi aspetteremo la giornata di lunedì, poi presenteremo formale richiesta e invieremo la richiesta agli organi competenti, adducendo anche una omissione dei dati d'ufficio. Sono stati chiesti formalmente in Consiglio Comunale, devono essere messi a disposizione dei consiglieri del gruppo che li ha chiesti. Le chiedo praticamente, come Presidente del Consiglio Comunale, nella giornata di lunedì, che ci vengano messi a disposizione la documentazione che è stata richiesta. Ricordo a tutti noi
che tutta la documentazione che i consiglieri richiedono, non ci sono documenti secretati, non ci sono documenti che non devono essere messi a disposizione del Consiglio Comunale, dei consiglieri comunali. Quindi questi documenti noi li vogliamo nella giornata di lunedì. Se lunedì non avremo questi documenti, naturalmente faremo quello che riteniamo giusto fare, che non vorremmo fare. E ricordo a tutti noi che tutti i consiglieri comunali hanno diritto a avere tutta la documentazione richiesta, non ci sono atti che devono essere consegnati da assessori, Tizi, Caio e Semprunio. Presidente, le chiedo praticamente formalmente di attenersi ai regolamenti. Quando un consigliere comunale chiede qualsiasi documento non deve passare dall'assessore di turno, ma gli uffici devono mettere a disposizione o tramite lei o tramite il segretario o tramite gli uffici la documentazione richiesta. Non bisogna passare da nessun assessore, non ci sono documenti che non possono essere consegnati. Questo in generale. Sul fatto specifico, è passato un mese, abbiamo aspettato in maniera penso molto seria, non abbiamo ricevuto nessuna risposta, le chiedo di farsene carico, non volevo chiederglielo, pensavo che i documenti arrivassero, siccome non sono arrivati e non abbiamo notizia che siano in arrivo, le chiedo gentilmente di dare quella documentazione alle persone che l'hanno chiesta. Grazie. Grazie consigliere Casti, prendo atto di quello che mi ha detto e farò il possibile per far arrivare i documenti. Grazie. Altri interventi? Ok. Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno, che sono interrogazioni e interpellanze. Non sono pervenute né interrogazioni né interpellanze all'ufficio di segreteria, quindi passiamo direttamente al punto numero 4, che riguarda l'assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'assestamento finanziario 2017, ai sensi degli articoli 175,8 e 193 del decreto legislativo numero 267 del 2000. Illustra l'assessore Manca, prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Il documento che andiamo a illustrare è un atto dovuto, un atto obbligatorio sulla base di quelli che sono gli articoli 175,8 e articoli 193 del decreto legislativo 267 del 2000. È un atto con il quale si verifica quelli che sono il mantenimento degli equilibri di bilancio ed eventuali attività di assestamento dello stesso, al fine di mantenere quello che è il pareggio di bilancio imposto dall'articolo 175,8. È un atto di metà esercizio nel quale bisogna indicare e verificare quella che è la situazione del bilancio di previsione, in particolare per l'esercizio 2017. Per quanto ci riguarda, possiamo dire con estrema tranquillità che l'atto, dopo lo illustreremo in modo particolare a brevissimo, possiamo dire che gli equilibri di bilancio sono stati mantenuti, il pareggio ugualmente e gli assestamenti e le variazioni che andremo a verificare sono abbastanza normali, diciamo, in una situazione di metà mandato, di metà esercizio. Per non scendere troppo nei particolari e per far capire a tutti quella che è la situazione del nostro bilancio, possiamo dare come riferimento i dati relativi a entrate e spese, con riferimenti percentuali in base al quali, per quel che riguarda le entrate, siamo arrivati a un accertamento pari al 60% di quello che è la previsione per quanto riguarda i primi tre titoli della parte entrate, che sono i titoli che maggiormente impattano su quelle che è la spesa corrente. Siamo arrivati a un 60% di impegnato su quello che è il previsto relativamente alle spese e a un 36% di quello che è il pagato sul previsto. Un bilancio che parte naturalmente deve partire da quello che sono i riferimenti
da cui noi siamo, a cui abbiamo preso possesso, quindi la parte 2016. Abbiamo redatto e chiuso con una delibera il rendiconto di gestione, nel quale abbiamo diminuito il disavanzo di circa 4 milioni, arrivando a un disavanzo di 11 milioni e 2 circa. Abbiamo fatto un bilancio di previsione che da alcuni è stato criticato per la per essere un po' troppo prudente, ci hanno detto, ma era un bilancio che così per forza doveva essere fatto, perché comunque era necessario avere dei dati certi, che con l'andare del tempo ha visto tre variazioni e due prelievi da fondo di riserva e tre prelievi da fondo di riserva che hanno permesso di, come avevamo detto già in fase di previsione, e mettere a disposizione sui vari capitoli tutti i fondi necessari per erogare i servizi che avevamo garantito. Ricordo che nel corso del tempo abbiamo messo fondi per la prosecuzione del servizio di asilo nido, per il trasporto scolastico, la mensa scolastica, la colonia marina, la manutenzione sugli immobili e sui beni comunali, tra cui lo stadio Zoboli, la piazza Marmilla. Abbiamo sistemato un impianto di condizionamento del Palazzo Municipale, abbiamo fatto partire la ristrutturazione delle scuole elementari, abbiamo dato i fondi per l'attività di sfalcio e ripulitura in varie zone della città. Abbiamo fatto la sistemazione contributiva di vari dipendenti comunali, abbiamo fatto gli eventi per l'estate e altri relative alle attività produttive che inizialmente eravamo stati criticati di non riuscire a fare. Queste sono alcune delle cose che abbiamo fatto con le precedenti variazioni. In questo documento in particolare vorrei soffermarmi sul discorso relativo alle ulteriori somme che stiamo stanziando, somme che riguardano ad esempio 20.000 euro ulteriori per l'asilo nido, 34.000 euro per la mensa scolastica, 18.000 euro per la sicurezza sul lavoro, 44.000 euro per il servizio educativo integrato. Stiamo lavorando per far ripartire il servizio educativo integrato che abbiamo trovato chiuso e quindi stiamo mettendo i fondi per iniziare a mettere le basi per fare il servizio educativo integrato. Abbiamo messo 10.000 euro sul bilancio 2018 per definire in modo a livello territoriale anche il discorso della ludoteca, quindi anche su questo stiamo lavorando. Detto questo, per quel che riguarda il discorso relativo all'atto in questione, principalmente le cose che ho enunciato sono quelle che vengono riportate nei vari allegati e che sono il succo di questo atto. Possiamo dare indicazioni di quello che sono gli ulteriori attività che si svolgeranno per quel che riguarda le scuole elementari. Ulteriori fondi, 35.000 euro per la ristrutturazione della scuola elementare di via Mazzini, 25.000 euro per la scuola elementare di via Liguria, la ristrutturazione di via Dante. Per questi tre interventi andremo a utilizzare quello che è l'avanzo vincolato, o meglio, una quota di avanzo vincolato. La gestione di cassa è assolutamente in una situazione di tranquillità. Siamo al 18 luglio del 2017 a un ammontare di 3.650.444,44. Per quanto riguarda la parte entrate, abbiamo fatto un accertamento ulteriore di 200.000 euro relativamente all'IMU e continueremo a lavorare per gli ulteriori accertamenti per questa imposta. L'attività di accertamento, quindi l'inserimento di queste entrate tributarie, che sono, come ho detto altre volte, complicate da riscuotere, impongono un obbligo di inserire nel fondo crediti dubbia esigibilità una parte di quelle che è l'entrata che si
pensa di andare, che si andrà a accertare. Ulteriore inserimento nel fondo credito di esigibilità è pari a 31.541,60 e porta il nostro fondo crediti di dubbia esigibilità ad un totale di 3.386.676,37. Per quel che riguarda il pareggio, come potete vedere nelle varie, nei vari allegati e nella delibera che vi è stata fornita, andiamo a sistemare a pareggiare la situazione entrate e spese per 1.803.649,84. Questa in sintesi il documento che abbiamo presentato e che andremo adesso a discutere. Credo che il confronto sia una cosa importante, quindi lascio lo spazio necessario per le eventuali richieste e domande che arriveranno sia dalla maggioranza che eventualmente dall'opposizione. Ma prima di chiudere, visto che il decreto legislativo 267 all'articolo 193 e precisamente al comma 2 lettera B parla di provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di quell'articolo 194, questi sono i cosiddetti debiti fuori bilancio. Vi trovate anche l'enunciazione di questa situazione, questi possibili debiti fuori bilancio che dobbiamo andare a definire nel quantum. Gli uffici stanno lavorando con i soggetti che hanno fornito i servizi per definire esattamente quello che sarà la quantità, quindi la quantificazione di questi importi. Però sappiamo con certezza che, oltre al discorso degli avvocati di cui abbiamo parlato l'ultimo consiglio, abbiamo anche da definire la situazione relativa al contratto dell'ANAS, l'occupazione di superfici da parte del comune per quel che riguarda le superfici dell'ANAS e la situazione del canile Metalla il Mare. Quindi una volta che definiremo quelle che sono il quantum, porteremo in aula tutti i documenti necessari per andare a discutere e presentare la delibera di sistemazione dei debiti fuori bilancio che stiamo verificando e che ci stiamo ritrovando. Grazie. Grazie Assessore Manca. Qualche consigliere vuol prendere parola? Nessuno? Prego, consigliere Casti. Vabbè, si continua a raccontare una città che non esiste, si continua a raccontare cose che non sono vere, si continuano a raccontare servizi che sono solamente nella testa probabilmente del sindaco e dell'assessore di turno. Si continua a raccontare facciamo questo, apriamo questo, ci sono i soldi per fare questo. Io davvero mi sembra solamente un consiglio a tutti noi, a voi anche che guidate la città, di verificare con attenzione le cose che vengono raccontate in maniera sbagliata. Non dico che si raccontano bugie, oggi utilizziamo il termine sbagliato. Sì, ci abbiamo messo i soldi per alcuni capitoli, sono stati messi alcuni soldi per alcuni capitoli perché la previsione di bilancio era sbagliata. Sulla mensa, per esempio, la previsione di bilancio era sbagliata e nell'assestamento di oggi, negli equilibri di oggi, vengono inseriti i danari necessari per consentire ai bambini di Carbonia di frequentare la mensa fino al 31-12. Viene raccontato che praticamente abbiamo messo i soldi per l'asilo nido e per il servizio educativo che non abbiamo trovato. Il 29 luglio, lo dico a me stesso perché l'assessore Manca continua a raccontare in questo caso bugie, sono stati tolti i soldi del servizio educativo da questo consiglio comunale, uno dei primi consigli della nuova amministrazione, sono stati cancellati.
Si dice che siano rimessi, non è vero? E voi vedrete che il servizio educativo non riparte con questi termini. Perché questi soldi, la maggior parte, si riferiscono al servizio specialistico, che è una cosa diversa dal servizio educativo. Siccome oggi ci potete credere e non credere, si vedrà nel tempo se ho ragione io evidenziando questi problemi o ha ragione l'assessore che continua a raccontare una città che non esiste, con ludoteche che sono ancora chiuse, perché si volevano fare con i volontari o mettendo a disposizione 8.000 euro, ma la ludoteca è chiusa, non è riaperta. Mi state raccontando che la state riaprendo da un anno, per adesso è chiusa. Il giorno che la riaprite, vengo all'inaugurazione, se mi invitate. Però per adesso è chiusa. I bambini di Carbonia non possono andare all'asilo nido. Si dice, sono stati messi 19.000 euro in più qua, negli equilibri, perché non è stata fatta la gara in tempo, perché la giunta non ha messo a disposizione i denari in tempo agli uffici per fare la gara, si deve andare in proroga, quindi andremo in proroga nel servizio, nel mentre che si aggiudicherà questo servizio, ma la cosa più grave è che 15 bambini di Carbonia non potranno andare all'asilo nido, ne andranno 40 e 15 non andranno. Resteranno a casa perché non gli avete consentito di andare. E probabilmente qualcuno di quei 40, con la famosa delibera di giunta che ha approvato grandi incrementi dal punto di vista tariffario, che se ci sarà seguito col bilancio di previsione 2018 ci saranno aumenti considerevoli per le famiglie, a meno che quella delibera non venga annullata, io lo spero. Però basandomi su quella delibera c'è una copertura finanziaria del 36% dei servizi, quindi le famiglie di Carbonia, quei 40 fortunati, perché i 15 non sono stati fortunati, e gli avete impedito di fare un percorso educativo di un certo tipo, perché non è un parcheggio l'asilo nido, è un percorso educativo come la ludoteca, come la sala prove, glielo state impedendo di fare, glielo state impedendo. Qualcuno racconta cose, ma la città ne vive altre. Avevamo detto, troviamo le risorse per fare andare i bambini all'asilo nido. Non li avete trovati. 15 sono a casa. Probabilmente di quei 40 qualche famiglia rinuncerà dal 1 gennaio, perché probabilmente raddoppieranno le rette se non annullate quella delibera. Io penso, spero, che i colleghi consiglieri del Consiglio Comunale e della maggioranza che guida questo comune facciano sentire la propria voce e chiedono fortemente alla Giunta di annullare quella delibera che aumenta le tariffe per l'asilo nido. Quindi aumentate le tariffe, non fate andare i bambini, e l'assessore di turno ci racconta: abbiamo trovato i soldi per l'asilo nido, va tutto bene. Non è così. Si fanno i comunicati a metà. Si dice: abbiamo riaperto l'asilo nido, abbiamo consentito a 40 bambini di andare all'asilo nido, 15 non stanno andando. E tutti i bambini che nasceranno da oggi, domani, dopodomani, per tutto l'anno a seguire non potranno andare all'asilo. Per un anno staranno a casa. Forse potranno andare a settembre del 2018. Però per questo anno, siccome non ci sono posti per i 15, non ci sono posti nemmeno per i nuovi nati. Nel programma elettorale, capogruppo, consigliere Cossu, mi rivolgo a lei, ma c'è scritto un'altra cosa. Potenzieremo i servizi verso i giovani, che la vecchia giunta ha trascurato o non ha fatto bene. Per adesso avete fatto una cosa completamente contraria. Io spero che ci sia un cambio di rotta. In questi equilibri di bilancio non c'è. Non c'è. Vengono continuati a essere sacrificati quei servizi. Il Presidente del Consiglio, quando ancora sedeva lì, mi ha fatto ritirare l'unico emendamento che ho ritirato, che abbiamo ritirato, perché c'era un impegno in qualità di Presidente della Commissione Servizi Sociali a mettere a disposizione delle risorse per l'abbattimento delle barriere architettoniche, perché fino a giugno del 2016 c'erano un sacco di fotografi, un sacco di persone che quotidianamente facevano vedere tutte le barriere architettoniche che esistono in questa città. Ma esistono ancora, perché non ne avete abbattuta una. Non ne avete abbattuta una in un anno. Non avete piantato un albero. Lei mi aveva fatto ritirare, cioè aveva fatto ritirare l'emendamento con un impegno a mettere i soldi. Qua non ci sono, Presidente. Non ci sono. Non ci sono. E così non ci sono i soldi per fare tutto un sacco di servizi, compreso quello che ci vuole raccontare del servizio educativo.
Per chi sa leggere, e l'assessore Manca sa leggere ma non vuole leggere, e come l'assessore La Barbera sa leggere ma non vuole leggere, i soldi c'erano, sono stati cancellati e adesso non li avete rimessi. Perché per chi conosce i servizi, il servizio specialistico, che va di pari passo col servizio educativo, sono cose complementari ma diverse. Una parte sono soldi anche che provengono dai fondi regionali, mentre il servizio educativo per la maggior parte sono fondi comunali. Queste sono alcune questioni. Si racconta, abbiamo messo soldi per le scuole, praticamente, i soldi di Via Dante, c'erano i soldi. Era un avanzo di amministrazione, era un finanziamento della provincia, che bisogna continuare a spendere, ne avevamo speso una parte, ma vanno spesa l'altra parte. In questi equilibri di bilancio non c'è una risorsa in più per fare niente. Per fare niente. Non ci sono risorse sull'educazione, non ci sono risorse sui servizi sociali, non ci sono risorse da nessuna parte. Si continua a tagliare, raccontando a chi non sa leggere, perché molti di voi non l'hanno nemmeno ripreso, non lo so se coscientemente, ma credo di sì, conoscendo alcuni di voi, quello che si continua a raccontare della diminuzione del disavanzo. In un anno abbiamo tagliato il disavanzo di 4 milioni, 3 milioni, naturalmente lo dice l'assessore, lo riprende il sindaco che ricopia quello che ha scritto l'assessore, probabilmente non ha interpretato nemmeno bene quello che c'era scritto, e la maggior parte di voi non l'ha ripreso. Perché vi invito, non lo dico io, vi invito a leggere la norma e le norme sul primo riaccertamento dei residui, attivi e passivi, e su quello che bisogna fare gli anni successivi, e verificare se in qualsiasi comune italiano o in qualsiasi... il disavanzo può scendere, ma non perché praticamente è stato fatto una cosa che in un anno abbiamo risparmiato 4 milioni, perché non è così. Il residuo attivo o passivo può essere incassato o pagato e questo determina molte volte la modifica del disavanzo tecnico, che è una cosa diversa, perché giustamente ha detto il Comune di Carbonia, per esempio, beh, lei continua a ridere, tanto poi sta ridendo Carbonia perché ogni cosa che tocca, compreso il famoso mercatino, non ha partecipato nessuno, stanno ridendo tutti. Ha toccato Notte Insieme e spero che il sindaco glielo tolga, perché sennò chiudiamo anche Notte Insieme. Perché ogni cosa che sta toccando, oltre il bilancio, sta facendo danni. Gli abbiamo detto che era sbagliato quello del mercatino. Faccio il mercatino a chilometro zero e porto gli alunni a fare un percorso educativo al mercatino. O dice o fa scrivere praticamente, abbiamo aumentato le bancarelle del 38%, si occupi di cose serie, si occupi di fare funzionare questo comune, non si occupi di comprare ciabatte. Perché alla fine qualcuno gli può dire che le bancarelle, se vogliamo parlare di bancarelle, ci siamo ridotti a parlare di bancarelle, fino all'anno scorso, fino a 2 anni fa, erano più di 100. E lei ha distrutto anche Notte Insieme. Come sta distruggendo questo bilancio fin quando i consiglieri comunali dei 5 Stelle prenderanno atto di questo? Io spero presto. Che sta portando questo comune alla chiusura, perché poi la faccia ce la mettono loro. A lei non la conosce nessuno. Ce la mettono loro. Loro vivono, loro lavorano a Carbonia. Loro frequentano amici, persone. E lei sta insieme al sindaco e insieme a una parte della giunta chiudendo ripetutamente servizi, facendo danni, facendo bandi a cui non partecipa nessuno. È come il famoso bando della ludoteca. Facciamo il bando della ludoteca? Nessuno. Perché i bandi bisogna farli bene. Invece date mandato agli uffici di fare bandi e poi i bandi naturalmente vanno a vuoto perché i bandi sono fatti con i piedi. Questa è la questione. Allora, in conclusione, come si può votare un atto del genere? Come si può votare un atto del genere? Io credevo che, per esempio, la maggioranza del Movimento 5 Stelle in questi equilibri di bilancio trovasse, per esempio, 30.000 euro per aprire di nuovo
la sezione maschile di Don Vito Scuoti, o per fare andare avanti quei 10 bambini che non possono partecipare, o per fare dei progetti sulle scuole. Le scuole sono abbandonate, ma non sono abbandonate da un punto di vista strutturale, sono abbandonate dal punto di vista formativo. E non c'ha responsabilità il nuovo assessore, per sgomberare il campo a qualsiasi allusione. Non c'è nessun progetto formativo sulle scuole, non c'è niente, le scuole sono abbandonate a se stesso, i dirigenti non parlano nemmeno più con l'amministrazione, in un anno non hanno parlato, non sanno fare le cose insieme. E si pensa, naturalmente, vado a concludere con il Presidente, e si pensa naturalmente invece di riproporre cose trite e ritrite. Ecco, non possiamo votare un atto del genere, per le motivazioni che ho detto. È un atto che non prende in esame le problematiche che ha Carbonia. E guardate, vi dico solamente, concludo una domanda. Iniziatevi a fare una riflessione. Prendetevi i servizi che la città aveva un anno e mezzo fa e i servizi che la città ha adesso. Prendetevi i lavori pubblici che la città aveva un anno e mezzo fa e i lavori adesso. Prendetevi le tasse che si pagavano a Carbonia un anno e mezzo fa, non avete diminuito di un euro, e quelle che si pagano adesso. I lavori pubblici, non avete programmato nessun lavoro. Nessuno. C'è quel famoso intervento da parte del governo, e speriamo che il governo lo faccia, ma l'avete pubblicizzato prima che vi venga nemmeno assegnato, perché il comune di Carbonia è in graduatoria. Mentre altri comuni sardi sono entrati nella prima fascia, il comune di Carbonia è nella seconda fascia. Speriamo praticamente che il governo, prima della fine della legislatura, possa dare atto a questo. Arrivi a conclusione, ecco, fatevi solamente questa riflessione. I servizi di un anno e mezzo fa, i servizi adesso. Tutto quello che si sta facendo e quello che non si sta facendo. E fate una semplice riflessione. Arrivate alla stessa conclusione a cui sono arrivato io. Grazie consigliere. Qualcun altro dei consiglieri vuol prendere parola? Prego consigliere Piras. Grazie Presidente. Noto che si dicono tante inesattezze. A volte si dicono e magari si ha memoria corta anche. Perché gli aumenti all'asilo nido ci sono stati anche nel 2012. Dove poi il 1° gennaio non furono ritirati tanti bambini. Per esempio, gli aumenti delle tariffe sino a 10.000 euro al 32,78% in più. Da 10.000 euro sino a 20.000 erano il 40,59% in più. Terza fascia 48,40% in più. Quarta fascia 60,11% in più. Quinta fascia 71,82% in più. La sesta fascia, che mai lì ci voleva ancora un po' più di coraggio, si poteva aumentare del tutto del 100% e avere nessun tipo di contribuzione da parte del comune, visto che chi ha un ISA che va oltre i 45.000 euro dovrebbe essere così, logicamente penso. Questo è un dato, memoria corta. L'altro è della ludoteca. Ricordo benissimo il 29 luglio dello scorso anno, quando siamo venuti qua a votare il nostro primo assestamento. Un lavoro importante degli uffici che portò a un pareggio di un totale pareggio di 2.375.000 euro, poco più, in cui in quel bilancio sostanziose movimenti in entrata non si sarebbero mai potuti verificare. Stiamo parlando di 2 milioni di euro in meno, dove per questo non avrebbe i soldi che poi erano stati impegnati per fare le eventuali spese non avevano nessun tipo di copertura finanziaria. Questo non ce lo ricordiamo a un anno di distanza. Bandi deserti. Se abbiamo fatto degli errori, bisogna fare autocritica e la facciamo. Visioniamo come è stato strutturato il bando e vediamo dove abbiamo sbagliato. Se abbiamo sbagliato, ripeto. Perché la differenza, la novità anche che dobbiamo portare noi è che quando sbagliamo lo dobbiamo dire.
Questo è importante secondo me. Bandi deserti, ce ne sono esempi a Valanga, bandi deserti dal lotto di via Balilla, bandi deserti dal frigo Macello. Nel quinquennio passato ce ne sono stati tanti. Comunque andiamo a vedere bene cosa andiamo a votare oggi, ossia cos'è quest'atto, ossia l'assestamento generale di bilancio, ossia l'atto che l'assessore Manca ha presentato. È uno strumento giuridico contabile che permette ad aggiornare il bilancio di previsione alle vicende economiche e finanziarie che sono verificate nella prima metà dell'anno in corso. Quindi abbiamo sostanzialmente un aggiustamento delle previsioni sia in entrata che in uscita, e in questo caso colgo l'occasione per ringraziare il lavoro degli uffici che hanno portato, che hanno dato le indicazioni per poi formalizzare l'assestamento di bilancio. Rispetto all'assestamento, abbiamo avuto il nostro primo assestamento, diciamo un assestamento soft, perché se l'anno scorso parlavamo di 2 milioni e 375 mila euro, quest'anno invece parliamo di 1 milione e 803 mila euro, che levando i vari tecnicismi contabili che troviamo all'interno di questo assestamento, come 561.786 che sono gli interessi sui mutui passivi, che attraverso le indicazioni sulla legge degli enti locali devono rientrare all'interno dello stesso capitolo di spesa, e quindi prima erano divisi in più capitoli come si può notare dagli allegati, e quindi devono rientrare all'interno dello stesso capitolo, quindi questo è un tecnicismo contabile. Poi abbiamo 391.000 euro compensazioni di Abbanoa, lo stesso qua, 391.000 euro debiti, e poi abbiamo i nostri crediti, compensazione che porta a una variazione di 27.000 euro che dobbiamo dare alle casse di Abbanoa. E poi abbiamo 250.000 euro di ICI, solito tecnicismo contabile, che attraverso le indicazioni da parte per gli enti locali, quei 250.000 euro devono andare via dal conto competenza e devono rientrare all'interno del conto residui. Quindi, togliendo queste tre voci sostanziali, abbiamo 600.863 euro. Questo è il nostro totale pareggio, sostanzialmente. Meno i cosiddetti tecnicismi contabili che vi ho detto poco fa. Ossia, abbiamo una situazione normale di assestamento per un ente pubblico. Non abbiamo delle previsioni mancate come sono state lo scorso anno. Questo è importante ribadirlo, secondo me, un concetto che non deve passare ignorato. Inoltre, vorrei evidenziare alcune voci, tipo maggiori entrate per 120.086,65. Quando gli uffici lavorano bene bisogna dargliene conto, soprattutto per l'ufficio ambiente, che è riuscita a vendere dei mezzi che, se fosse stato per il mercato, sarebbero andati via, sarebbero stati rottamati. Invece siamo riusciti a fare una vendita attraverso il mercato europeo di un compattatore, è stato venduto in Inghilterra, e inoltre abbiamo venduto un camion. Questo è importante perché abbiamo avuto delle risorse che poi verranno girate allo stesso ufficio ambiente per manutenzioni ordinarie, per le discariche di Satterredda e per l'impianto di compostaggio, ossia ritorno all'ufficio ambiente. Da sottolineare poi, sì, come diceva il consigliere Accasti, l'avanzo vincolato, ossia sono economie di spesa fatte negli anni precedenti, dove per alcuni istituti scolastici erano stati fatti dei lavori e abbiamo avuto delle economie. Questi soldi, attraverso il lavoro degli uffici, è stato chiesto alla RAS di poterli utilizzare in altro modo, sempre all'interno di quegli istituti. E questo è lo stesso importante, come è importante poi i soldi che sono stati inseriti nel sociale. Potrebbe riparte il servizio educativo integrato, 44.000 euro, la proroga dell'asilo nido, come dicevano,
Forse servirebbe qualcosa in più al servizio educativo integrato. Potrebbe essere. Tuttavia sono soldi che sono stati, sulle indicazioni del dirigente, ossia di risparmi di spesa, sull'inserimento dei minori in struttura, siamo riusciti a risparmiare qualcosa da quel punto di vista e li abbiamo reinseriti all'interno dello stesso ufficio. Inoltre, da evidenziare anche 18.000 euro in più per la sicurezza sul lavoro. E poi anche 40.000 euro attraverso un contributo in conto capitale che verrà utilizzato dalla parte della polizia locale per l'acquisto di mezzi. Queste sostanzialmente sono le voci che si possono evidenziare da questo assestamento. Un assestamento, diciamo, normale per un ente pubblico che non ha sbagliato come lo scorso anno le previsioni in entrata e che quindi, diciamo, che è un bilancio abbastanza stabile e che il gruppo di maggioranza in questo momento può apprezzare. Grazie. Grazie consigliere Piras. Qualche altro consigliere vuol prendere parola? Prego consigliere Stivaletta. No, giusto per chiedere una cosa a 30 secondi, perché ho sentito dire che si sono fatti giustamente in questo caso i complimenti all'ufficio ambiente per aver recuperato 120.000 euro per quanto riguarda la vendita di... Come? Hai detto 120? Ok. Però io vorrei che allo stesso modo l'ufficio ambiente lavorasse per la definizione dei progetti e lavoratori in utilizzo e sveltisse, perché il 7 di agosto per esempio a Iglesias si inizieranno i lavoratori in utilizzo, noi forse li faremo iniziare il 15 di settembre, forse, se tutto va bene. Quindi anche lì stare a... cioè è giusto richiamare le cose che vanno bene, ma però sarebbe anche giusto richiamare gli uffici per fare tutti gli adempimenti di loro competenza ed eventualmente cambiare, se non è in grado di fare determinate cose, il responsabile del procedimento. Quindi questa era giusto una cosa, una precisazione che era d'obbligo fare, mi ricollego. Poi per quanto riguarda gli aspetti tecnici o altro, abbiamo visto in commissione tutta una serie di dubbi sono stati fugati, poi ci sono state le contestazioni anche del consigliere Casti, a cui sicuramente risponderà, poi avremo modo di approfondire quindi il discorso per quanto riguarda le dichiarazioni di voto successivamente. L'assessore manca, quindi ci riserviamo di esprimerci successivamente. Grazie consigliere Stivaletta. Prego consigliere Garau. Sì, allora io volevo semplicemente capire questo. Questi crediti di dubbia esigibilità, 3 milioni di euro. Vorrei capire di che cosa si tratta e per quale motivo non sono esigibili o comunque l'esigibilità risulta essere dubbia. Grazie, grazie consigliere Garau. Qualche altro consigliere? Nessuno? Facoltà di replica l'assessore Manca, prego. Grazie Presidente. Diamo subito la risposta tecnica alla domanda della consigliera Grau. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è imposto dall'ordinamento e serve per una sorta di fondo paracadute. Si fa una verifica di quella che è la situazione degli ultimi 5 anni della riscossione da parte di quelle che sono gli enti locali e dei tributi che devono essere riscossi dagli enti locali e si verifica se sulla base di accertato e riscosso le quote sono vicine, o meglio dovrebbero essere identiche, perché comunque se io accerto 100 dovrei riscuotere 100. Nel corso del tempo, se un comune ha delle difficoltà a riscuotere, è necessario, l'ordinamento ci dice che bisogna fare la media degli ultimi 5 anni della differenza tra l'accertato e il riscosso. Sulla base di questo viene fatto un calcolo che è riportato nella delibera, esattamente a pagina 6, e sulla base di calcoli relativi a media aritmetica, media ponderata, si fa una verifica di tutte quelle che è la situazione del riscosso dell'ente locale e si mette a
si sistema in questo fondo una parte di quei crediti che si crede, che si pensa non si riusciranno a riscuotere sulla base dell'andamento degli ultimi 5 anni. Quindi questo è un fondo paracadute che va all'interno, alla fine dell'esercizio, nel risultato dell'amministrazione. Non è che li perdiamo, va all'interno del risultato dell'amministrazione, però è una tutela affinché il pareggio di bilancio venga mantenuto, perché se noi mettessimo, se diciamo di accertare 100 e questi 100 li potremmo andare a mettere subito in spesa e alla fine anno questi 100 di accertato ne riscuotessimo 80 e avessimo speso 100, avremo un meno 20 che alla fine non permetterebbe il pareggio di bilancio. Questo è il discorso del fondo credito di agibilità, quindi è un'imposizione per quelli che sono il decreto 118 del 2011, che per quel che riguarda l'armonizzazione contabile. Questa è la domanda, la risposta. Le considerazioni sulle parole del consigliere Castri, sinceramente io ogni volta sorrido perché sono sempre più sbalordito delle sue affermazioni. Continua a parlare di confondendo le persone, di disavanzo e riaccertamento, disavanzo tecnico. Per lui il disavanzo tecnico non è importante, è una cosa che non all'interno del bilancio non serve, quindi la si può non considerare. Sorrido perché nelle sue continue affermazioni dimostra la sua incompetenza nel discorso del bilancio ed è veramente una cosa deplorevole per un ex sindaco che avrebbe dovuto nel corso del tempo definire una linea e portarla avanti affinché il bilancio del comune fosse sempre più in equilibrio. Ma non solo, oggi ci ha fatto capire che oltre a non avere competenze in materia di bilancio non le ha neanche in campo amministrativo, perché continua a dirci che è la giunta che deve fare i bandi. Non è la giunta che fa i bandi, a meno che nella sua consigliatura fosse lei a fare i bandi, questo sarebbe un problema. I bandi vengono fatti dagli uffici, sono gli uffici che definiscono quelli che sono i criteri da inserire nel bando. La giunta dà un indirizzo politico, non dice che cosa inserire, che cosa fare, ed è questo il problema di fondo. Perché se, ripeto, l'indicazione che lei dà, che la giunta deve fare il bando, e questa era una sua prassi, io me ne guarderei bene di dire queste cose qua. Posso parlare? Consigliere Casti, un attimo. Posso parlare? Facciamo finire, consigliere Casti, facciamo finire l'assessore Manca. Ha facoltà di parola, avrà modo di replicare in dichiarazione di voto. Il consigliere Casti ha sempre questo atteggiamento prepotente, di prevaricazione nei confronti degli altri, che si è ripetuto varie assessore, volte. Assessore, continui, prego, sì, certo. Grazie. Quindi non c'è molto da rispondere a delle affermazioni come quelle che ha fatto. Continua a tirar fuori 3 argomenti, asilo nido, ludoteca, oggi è venuto fuori il discorso di notte insieme. A me veramente dispiace che un ex sindaco possa andare a toccare esclusivamente queste corde invece di a sviluppare un discorso differente, un discorso di sviluppo. Queste sono cose che la cittadinanza deve capire e soprattutto il consigliere deve capire, perché io posso essere anche non conosciuto, ma se fossi conosciuto come fosse conosciuto lei, sinceramente preferirei non essere conosciuto. Inoltre, la città ha fatto una scelta, ha scelto di non percorrere la linea che lei ha portato avanti per 5 anni, ha fatto una scelta di cambiamento. Questo cambiamento noi lo stiamo portando avanti. I bandi che stiamo facendo li stiamo facendo con delle idee, perché vogliamo che la città cambi davvero. Non vogliamo rimanere fermi. Non vogliamo che la città continui a galleggiare come ha fatto negli ultimi 5 anni. Parla di meriti della sua giunta. Io in quello che ho trovato solo tutta una serie di problematiche che stiamo andando piano piano a risolvere mettendoci pezze, perché comunque tutto quello che tocchiamo e che verifichiamo non torna. Parlo del PIP.
parlo del mercato, e ce ne sono tantissime altre cose. Quindi la chiudo qua, perché potrei andare avanti, visto che non ho più tempo. Ribadisco la fondatezza di quello che abbiamo detto, di quello che ho detto, prendo la responsabilità di quello che ho detto. È un assestamento assolutamente tranquillo, è un bilancio che sta andando per il verso giusto, è un bilancio che funziona in questo momento, non è un bilancio inventato. Grazie. Grazie Assessore Manca. Ha facoltà di parola un consigliere per gruppo per dichiarazione di voto. Nessuna dichiarazione di voto? No. Prego, consigliere Casti. Il gruppo del Partito Democratico è assolutamente negativa. Non siamo abituati a dare indicazioni all'ufficio per chi deve vincere i bandi, ma questo è stato scritto, per esempio, che i dipendenti comunali assegnavano alle cooperative amiche, praticamente è stato scritto su un post pubblico del sindaco, non da parte mia. Se qualcuno, oltre a essere poco competente, come sta dimostrando, se non totalmente incompetente, e siamo di fronte a questa incompetenza, perché non ha risolto un problema in un anno, anzi ne ha creato, ma quello che diceva che i dipendenti comunali davano gli appalti agli amici era un posto del sindaco, non mio. E io oggi, per chi ha orecchie, l'assessore Manca praticamente non recepisce, ho detto che le delibere di giunta di indirizzo sono sbagliate e quindi gli uffici pongono in essere delle procedure praticamente non sbagliate tecnicamente, ma sbagliate sugli indirizzi che vengono date alla giunta. Se viene data una delibera di indirizzo di 40 bambini all'asilo nido, cosa volete che faccia l'assessorato ai servizi sociali? Fa un bando per 40 bambini, non lo fa per 55, ma l'indirizzo è stato dato alla giunta con una delibera di marzo. E io le invito, quando lei non trova le cose, trova le cose fatte male, quando ne trova una, perché secondo me si è incartato nella famosa scatoletta di tonno che è un vostro cavallo di battaglia, di non dirlo qua, vada, gliel'ho già detto, anche, andiamo insieme, dagli organismi competenti, o dalla Corte dei Conti, che ha controllato più volte il bilancio del Comune di Carbonia e sinceramente i giudici della Corte dei Conti hanno qualche competenza in più di lei che non mi risulti sia un grande esperto di bilancio e non mi deve raccontare della pazienza e dell'educazione e della cosa politica, perché lei ha una storia politica ben precisa, che è diversa dalla mia e non si incontrerà mai. Meno male, perché la sua sarà molto breve. Presidente, quindi stiamo andando avanti cercando di scaricare su altri, su quelli che c'erano prima, su coloro che non hanno fatto, siete alla guida di questa città da un anno, è inutile, non sono quelli cavalli di battaglia, perché vi abbiamo posto il problema delle tasse. Consigliere Piras, quando la dice... Quando dice l'informazione, la dica tutta. Noi ci siamo presi la responsabilità nel 2012, nel primo anno di mandato, di aumentare le tasse per non chiudere i servizi. La differenza fra noi e voi sta lì. Perché io, prima di non fare andare un bambino all'asilo nido, aumento le tasse. Trovo una soluzione per aumentare le tasse ad alcune persone per fare andare i bambini all'asilo nido. Non chiudo l'asilo nido, non è che li ne lascio 15 a casa. Voi fate una cosa diversa. Ma si è dimenticato di dire, per esempio, che negli ultimi due anni le tariffe sono scese del 20% e si è dimenticato di dire che la mensa scolastica negli ultimi due anni le tariffe sono scese del 20% e si è dimenticato di dire che le tariffe sulla nettezza urbana sono scese praticamente del 25% in due anni. Del 25%. Io pagavo 400, adesso ne pago 300, quindi il 25% più o meno, un quarto di quello che pagavo. Si è dimenticato di dire questo, ma una politica tariffaria, e siccome lei è una persona competente, sono scelte politiche. Io invece, prima di chiudere tutti i servizi, provo a vedere se trovo delle risorse, anche cercando di aumentare le entrate.
ma prima di chiudere determinati servizi ci pensi. Questo vi voglio dire, le offese fatte da questo signore mi lasciano totalmente indifferente. Mi lasciano totalmente differente. Mi dispiace invece che persone come voi, che conosco molto bene alcuni di voi, continuino a permettere a questo signore, che viene ad assasperate 80 volte su 120 giorni in 4 mesi, di offendere praticamente i consiglieri comunali, i gruppi di minoranza, l'incompetenza, che non lo giudica lui, la mia incompetenza sul bilancio, sarò incompetente ma lui non è in grado di giudicarlo, assolutamente, e l'ha dimostrato in questo anno di non essere in grado di dimostrarle. È un signore che sorride, naturalmente, viene qua 3-4 volte alla settimana, si fa una grande cosa di rimborsi, perché c'è una riduzione del 10%, consigliere Piras e altri consiglieri che mi avete posto questo problema tempo fa, 10% sull'indennità, ma i rimborsi spese valgono molto di più del 10% dell'indennità. Questo signore, se dovete praticamente portare un esperto di bilancio, lo trovate da altre parti. Sta dimostrando la sua totale incompetenza e noi votiamo convintamente no su questi equilibri di bilancio, non assestamento, consigliere Piras. Equilibri. Votiamo convintamente no perché non state mettendo in campo quello che avete promesso in campagna elettorale. La gente voleva il cambiamento, sì, ha votato per il cambiamento e ha votato per la dottoressa Massida, non per l'assessore di turno. Ha vinto la dottoressa Massida, ha vinto il sindaco Massida in maniera netta, ma non ha votato per l'assessore di turno, dell'assessore che viene da Caio, da un posto o dall'altro. Quindi naturalmente questa è la vostra politica, questa vi assumete la responsabilità. Vi invito solamente a vedere un'altra cosa, guardate che il consigliere vostro Cassi, consenso, arrivi a conclusione, grazie. Finito, il voto è no, il vostro consenso in città, che era importante un anno fa, importante il 18 giugno, e i minimi storici. E la responsabilità non è vostra, ma è di qualcuno che siede su quei banchi. Grazie consigliere Casti. Qualcun altro per dichiarazione di voto? Chi di... Io. Prego consigliere Cossu. Prego consigliere Cossu. Grazie Presidente, mi scuso preventivamente col mio gruppo consigliare, avevo preparato un intervento di tutt'altra natura, seguendo il dibattimento ho deciso in autonomia di fare un intervento diverso, molto più sintetico, che andrò a fare in questo momento. Insomma, dopo stiamo arrivando al 30° Consiglio Comunale, siamo giù di lì, e mi sembra di vivere come il protagonista del film del giorno della marmotta, in Ricomincio da capo. È un déjà vu che fa parte probabilmente del gioco delle parti, è normale, è palese a tutti la divergenza radicale di vedute. È la forte contrapposizione caratteriale dell'assessore Manca e del consigliere Casti. Pertanto non mi addentrerò nei tecnicismi dell'atto in sé, in quanto il collega Piras ha fatto egregiamente un sunto dell'assestamento, dell'indirizzo diciamo politico della nostra giunta, della nostra amministrazione, che può piacere o non piacere, è normale questo, insomma, siamo consapevoli che a una parte politica è scontato che ciò non piaccia. E non mi infilerò nemmeno in una difesa dall'apparente sapore politico, che in realtà denota una contrapposizione forte e personale tra i colleghi che hanno preceduto il mio intervento. Non ho neanche sinceramente voglia. Vedo però un elemento di novità, forse l'unico, perché chi ha assistito ai consigli comunali in questa sala o in streaming, quando si è andato a parlare di bilancio, di variazioni dello stesso
e di alcuni elementi e di alcuni argomenti, quali la ludoteca, insomma, l'asilo nido e via dicendo. E più o meno era sempre questo. Ecco perché esordisco con questo mio intervento, con piccolo sarcasmo, con questo déjà vu del ricomincio da capo. E quindi volevo andare oltre, volevo innanzitutto portare l'elemento di novità che emerge dalle parole del mio collega Piras. L'elemento di novità è proprio un'ammissione pubblica da persone serie dell'eventuale responsabilità, dell'eventuale errore, diciamo così, eventuale errore. È un'assunzione di responsabilità, ove questo errore sia stato commesso, e questo potrebbe anche essere stato commesso nel dare quell'indirizzo politico agli uffici per redigere un bando, e ci sta. Errori fatti in buona fede e che non vanno a compromettere in maniera così drastica un proseguo di vita pubblica dei miei concittadini. Voteremo favorevolmente, ovviamente, questo atto, e lo voteremo all'unanimità. Volevo aggiungere nuovamente le scuse al mio gruppo consigliare se si aspettavano un intervento diverso. Ho preferito parlare in questi termini e pubblicamente vi ringrazio, perché al di là degli errori e della missione degli stessi vedo un gruppo che cresce, un gruppo che lavora seriamente e che ama la propria città e che con grande umiltà va avanti cercando e trovando in piccolissimi frangenti una collaborazione da alcune parti dei gruppi di opposizione e altre volte no. C'è un lavoro che si fa nelle commissioni, c'è un lavoro che si fa nelle commissioni anche in materia di bilancio, di proposte, di alternative. È un lavoro che molto spesso non avviene, dove c'è una latitanza per poi arrivare in quest'aula e riproporre la famosa litania. Allora, sono certo, e qui parlo a nome del gruppo tutto, sono certo che le parole dette in piena libertà e facoltà dal collega Casti, e ribadisco che fa parte del gioco delle parti e dei ruoli politici sentirsi anche dire determinate cose sulla veridicità, è tutto, diciamo, discutibile e opinabile. Sono certo che non scalfiscono minimamente la voglia di andare avanti dei miei colleghi, l'impegno che stanno mettendo in questa esperienza importante. Siamo consapevoli che ci sono tanti aspetti perfettibili, stiamo cercando di farli. Voteremo favorevolmente questo atto, ribadisco, e concludo così, che quando parliamo di bambini, ferma restando la libertà di tutti, senza varcare la linea dell'offesa e comunque lasciando ampio spazio alla strumentalizzazione, perché quella non è reato, quando parliamo di bambini a noi interessa una cosa: ricevere dal corpo docente di un asilo nido i complimenti e i ringraziamenti per una fiducia accordata e per un impegno preso. Questo è quello che ci interessa come amministrazione. Il resto sono chiacchiere che, ripeto, spesso non trovano riscontro e altre volte fanno meramente parte del gioco politico che si va a discutere nelle aule comunali. Grazie a tutti e votiamo favorevolmente l'atto. Grazie consigliere Cossu. Qualcun altro per dichiarazione di voto? No? Consigliere Stivaletta? Prego, facoltà. No, giusto per chiarire una cosa, io non ho visto un particolare assunto, nel sunto un particolare indirizzo politico. Continuo, lo ribadisco per l'ennesima volta, a non vedere una particolare lungimiranza, anzi, nell'azione dell'amministrazione.
Ritengo che non abbia l'amministrazione una guida forte, perché in questo periodo non si è manifestata una guida forte del territorio, tutta una serie di vertenze, e questo l'ho detto già un paio di volte ed è emerso anche negli ultimi giorni con gli scontri con Proloco o altri soggetti che dovrebbero avere un determinato ruolo, che dovrebbero avere anche una guida da parte del sindaco, e che così però purtroppo non è. Non riusciamo neanche a fargli osservare quelli che sono i loro obblighi di inserire nel consiglio di amministrazione un consigliere di maggioranza e un consigliere di opposizione. A oggi non ci siamo riusciti, e quindi questo denota, secondo me, il fatto che si dovrebbe cambiare un po' modo di agire e interagire con determinati soggetti. Quindi non sento parlare di però in tutto questo di progetti per l'occupazione, non sento parlare di sostegno particolare per le attività produttive, non sento parlare di scelte di campo di un certo tipo, non sento parlare, cioè sento però tra l'altro promesse tradite, quelle della campagna elettorale, promesse su turismo, ambiente, città giardino, quando piantiamo 8 alberi e ne muoiono 4 in 2 mesi. Quindi cioè, che sono cose che fanno capire l'attenzione che c'è per determinate cose. Non mi sembra che sia città giardino, non mi sembra che sia cambiato nulla. Quando non riusciamo neanche a far osservare le ordinanze comunali a soggetti tipo Area Ligestra e invece andiamo a attaccare con sanzioni i piccolissimi proprietari di terreni perché non hanno fatto lo sfalcio dell'erba, giustamente, però dovremmo anche interagire con le grosse realtà che da poco tra l'altro hanno rischiato di mandare in fumo case nella zona di Sublanu. Quindi tutta una serie di cose che fanno capire che l'indirizzo, cioè che diversi assessori, alcuni ancora non ho avuto modo di conoscerli, però avrò modo sicuramente in futuro. Alcuni di loro con cui ho avuto modo di rapportarmi, ritengo che siano persone comunque capaci, che si dedicano, però ritengo che ci sia bisogno però di una guida. Chiedo un po' di silenzio tra il pubblico, grazie. E più decisa di questa città. Quindi io sento tutta una serie di argomenti che sì mi interessano, che interessano tutti, però non mi appassionano particolarmente. Cioè, secondo me dovremmo iniziare a cambiare un po' registro, perché veramente secondo me state tradendo una serie di promesse fatte quello che vedevano in voi i cittadini, che molti di loro non vedono più, cioè una reale alternativa, una possibilità di sviluppo, concretezza e possibilità di partecipare in un certo modo all'attività pubblica, cosa che concretamente io non vedo, cioè non vedo un cambio di passo. Ecco, questo penso che mi possa essere consentito, io lo dico da diverso tempo, ripeto per l'ennesima volta, non vedo un cambio di passo, ed è quello che ci si auspicava da cittadini di Carboni. Io per questi motivi voto convintamente no a questo atto. Quindi non so se parlo anche a nome di tutto il gruppo misto, parlo a nome di tutto il gruppo misto, voteremo no all'assestamento di bilancio. Grazie. Grazie consigliere Stivaletta. Nessun altro per dichiarazione di voto? Allora do la parola alla segretaria per la votazione. Prego. Masid Paola, Cossu Manolo, sì. Serafini Marco, sì. Cera Eleonora, sì. Pinna Silvia, Maras Daniela, sì. Ukeddu Mauro, sì. Su due assente, vero? Sì. Piras Matteo, Rosas Angelo, Santoru Giorgio, Loi Elio, Zonza Massimo, Craig Marco, Lebiu Adolfo, Carsti Giuseppe, no.
Morittu, Pietro. Fantinel Federico. Fraternale Yvonne. Piano Ugo. Usai Massimo. Usai Massimo. Usai Fabio. Stivaletta Michele. Garau Daniela. Con votazione pari a sì 14 e no 8, il Consiglio ha approvato l'atto. Do la parola di nuovo alla segretaria per l'immediata esecutività. Guida Paola, Cossu Manolo, Serafini Marco, Cera Eleonora, Pinna Silvia, Maras Daniela, sì. Ukeddu Mauro, Piras Matteo, sì. Rosas Angelo, sì. Santuru Giorgio, sì. Loi Elio, sì. Zonza Massimo, sì. Craig Marco, sì. Lebio Adolfo, sì. Credo assente. Casti Giuseppe. No. Morittu Pietro. No. Fantinel Federico. No. Fraternale Yvonne. No. Piano Ugo. Ugo Piano. Consigliere Piano. Ah, no. No. Usai Massimo. No. Fabio è uscito. Sì. Stivaletta Michele. Garau Daniela. Okay. Con 14 sì e 8 no, l'atto è approvato. Scusate, l'atto è immediatamente esecutivo. Andiamo avanti con l'ordine, con il quinto punto all'ordine del giorno. Regolamento comunale per la disciplina della gestione, concessione e alienazione di beni immobili patrimoniali dell'ente, approvato con delibera di Consiglio Comunale numero 7 del 14.01.2015, modifica e integrazione. Illustra l'assessore Piria. Prego, assessore. Buonasera a tutti. Con quest'atto proponiamo una variazione, una modifica al regolamento per la disciplina di gestione, concessione e alienazione dei beni immobili patrimoniali del Comune. In particolare la modifica riguarda gli articoli 14, 15 e 16 del regolamento. Contiene delle parti in cui sono state sostituite delle frasi e delle integrazioni. Vado a leggere le modifiche. Dunque, l'articolo 14 viene modificato in questo modo. Al paragrafo 2 e 4, dopo la frase loro porzioni e dopo la frase parti di immobili, viene aggiunta la locuzione se frazionabili. Al paragrafo 3, dopo la frase operanti nello stesso settore di intervento,
viene aggiunta la locuzione «svolgono le proprie attività secondo quanto verrà disposto nella procedura di evidenza pubblica», di cui l'articolo 16, e viene cassata la locuzione «utilizzano tramite accordi interni locali comuni per l'espletamento delle proprie attività». All'articolo 15, invece, le modifiche proposte sono le seguenti. Al paragrafo 1.a, la frase «i soggetti operanti in ambito sociale con riferimento alla terza età» viene cassata, mentre al paragrafo 1.b viene aggiunta la locuzione «tra cui i soggetti operanti in ambito sociale con riferimento alla terza età». Infine, l'articolo 16 viene modificato in questo senso. La denominazione dell'articolo, scelta del contraente per assegnazione con altre finalità, ivi comprese quelle sociali di volontariato, viene modificata in scelta del contraente per assegnazione con finalità senza scopo di lucro, quindi sul titolo. Al paragrafo 1 la frase non commerciali o private viene modificata in senza scopo di lucro. Al paragrafo 1 la frase tra i soggetti che abbiano presentato richiesta di ottenere spazi in base ad un'istruttoria svolta a cura dei competenti servizi in relazione AI viene modificata in attraverso apposita procedura di evidenza pubblica a cura dei competenti servizi, tenendo conto dei seguenti criteri generali riportati nei punti 2 e 3, che sono stati praticamente aggiunti. Il paragrafo 2, che riporta i criteri generali di partecipazione, dice: potranno richiedere l'assegnazione dei beni immobili patrimoniali le associazioni regolarmente costituite e registrate, non di categoria, operanti nell'ambito territoriale del Comune ed ivi aventi sede. Le stesse non devono avere la disponibilità, a qualsiasi titolo, di immobili nel territorio comunale destinati allo svolgimento delle proprie attività e non devono presentare cause ostative alla contrattazione con la pubblica amministrazione ai sensi del decreto legislativo 50/2016. Nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per diverse forme giuridiche che l'associazione assume, devono essere espressamente previste l'assenza di scopi di lucro, l'elettività e la gratuità delle cariche associative, i criteri di ammissione e di esclusione degli associati e dei loro diritti ed obblighi. Viene aggiunto il paragrafo 3, che invece riguarda i criteri generali di assegnazione stavolta. Vengono aggiunti, rispetto ai punti già esistenti, per un altro titolo, il punto D, capacità progettuali nella condivisione degli spazi con altre associazioni affini per ambito di interesse e o di servizio prestato, il punto E, capacità di collegamento sul territorio con istituzioni ed altri soggetti operanti nel campo dell'associazionismo locale. Il paragrafo 2 del testo originario, che disponeva nel caso vi fossero più richieste rispetto agli spazi disponibili o richieste per i medesimi spazi ed orari, l'amministrazione comunale, espletata la procedura di evidenza pubblica, si riserva la facoltà di proporre formule di accordo che possano soddisfare le esigenze di tutti i richiedenti al fine di ottimizzare gli spazi disponibili sulla base dei criteri di cui al precedente comma, viene cassato per intero. Queste sono le modifiche proposte. Io ho concluso. Grazie Assessore Piria. Faccio noto a tutti i consiglieri che con protocollo 33.413 la prima commissione e la quarta commissione hanno proposto un emendamento sul testo. Leggo l'emendamento. Premesso che in data 28.8.2017 la quarta e la prima commissione consiliare permanente si sono riunite in seduta congiunta ed hanno preso visione della proposta di delibera avente come oggetto il regolamento comunale per la disciplina della gestione, concessione e alienazione di beni immobili patrimoniali dell'ente, durante l'esame in questione si è decisa all'unanimità dei presenti di modificare l'articolo 16.2. Preso atto di quanto esposto, proponiamo il seguente emendamento. Articolo 16.2, dopo la parola registrata, eliminare le parole non di categoria,
Il motivo di tale emendamento risiede nella insussistenza del riferimento non di categoria. Emendamento proposto dalla quarta e dalla prima commissione consigliare permanente. Qualche consigliere vuole prendere parola? Nessuno? Andiamo in dobbiamo votare anche l'emendamento? Adesso infatti lo stavo dicendo, votiamo l'emendamento se nessuno... Prego. Do la parola alla segretaria per la votazione dell'emendamento. Un attimino. Che cosa? Sbagliato? Ah, mi scuso, 28 luglio. No, no, ha fatto bene a precisarlo, consigliere, mi scuso. Allora, Massida Paola. Cossu Manolo. Serafini Marco. Cera Eleonora. Pina Silvia. Maras Daniela. Ukeidu Mauro. Soddu Maurizio. Ah, lui non... Okay. Piras Matteo. Rosas Angelo. Santoro non c'è. Santoro Giorgio. Loi Elio. Zonza Massimo. Craig Marco. Leviu Adolfo. Caredo assente. Casti Giuseppe. Assente. Morito Pietro assente. Fantinel Federico. Assente. Fraternale conoscente. Piano Ugo. Sì. Usai Massimo. Sì. Usai Fabia, sente. Stivaletta Michele, sente. Sento. Garau Daniela. Okay. Qualcuno vuole prendere parola per il regolamento? Oppure andiamo in votazione? Sì. Sì, sì. Andiamo in votazione. Prego. Per il regolamento normale. Sì. Andiamo in votazione per l'approvazione dell'atto. Prego, do la parola alla segretaria. Massida Paola. Sì. Cossu Manolo. Sì. Serafini Marco. Sì. Cera Eleonora. Sì. Pinna Silvia. Sì. Marras Daniela. Sì. Ukeidu Mauro. Piras Matteo, sì. Rosas Angelo, sì. Santoro Giorgio, sì. Loi Elio, sì. Zonza Massimo, sì. Craig Marco, sì. Leviu Adolfo, sì. Questo assente, Casti assente, Morito assente, Fantinella assente, Fraternale assente, Piano Ugo, sì. Usai Massimo, sì. Usai Fabio assente, Stivaletta, Garau Daniela. La votazione ha ottenuto il seguente risultato, 17 sì. Pertanto il Consiglio ha approvato l'atto. Passiamo al punto numero 6. Modifica al regolamento del Consiglio Comunale. Approvazione. Espone l'assessore Argiolas. Prego. Grazie signor Presidente e saluto tutti i presenti. Allora, viene riproposto l'atto di modifica al regolamento del Consiglio Comunale ed esattamente degli articoli 7, 9, 21, 27 e 28. Ricordo che perché si possa procedere alla modifica del regolamento del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto Comunale è necessario in prima seduta il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati
e qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione viene ripetuta in successiva seduta con la maggioranza assoluta dei consiglieri. Oggi siamo alla seconda votazione perché, come ricorderete tutti, nonostante queste modifiche nascano dall'esigenza manifestata dai gruppi consigliari di minoranza di essere rappresentati in tutte le commissioni consigliari, nella seduta del 3 luglio scorso, proprio dai banchi della minoranza, sono stati fatti mancare i numeri necessari perché la stessa potesse proseguire il suo iter procedurale per arrivare alla piena approvazione. Questo nonostante nella riunione congiunta di Capigruppo, Ufficio di Presidenza e Prima Commissione Consigliare agli Affari Istituzionali, avvenuta in data 30 maggio ultimo scorso, le modifiche siano state illustrate, siano state condivise dai presenti e sia stato approvato il documento allegato A. Al momento del voto, infatti, nei banchi della minoranza erano presenti solamente i consiglieri Garau e Usai Massimo. Nonostante la presenza in aula, ma tra il pubblico... Un po' di silenzio, grazie. Nonostante la presenza in aula, ma tra il pubblico, del resto dei consiglieri. Fatto piuttosto bizzarro, ma è andata così. Concludo ricordando che nell'accogliere la richiesta presentata dalla minoranza si è deciso di procedere anche al necessario adeguamento normativo dello stesso regolamento proposto dalla consigliera Garau. Detto questo, vi leggo le modifiche dell'allegato A. Allora, l'articolo 7, al comma 2, sostituire la parola 3 con la parola 2. Articolo 9, il comma 2 è modificato nel seguente modo. Sono istituite le seguenti commissioni consigliari permanenti, composte ognuna da un massimo di 11 consiglieri e un minimo pari al numero dei gruppi costituiti in consiglio, ad eccezione della quinta commissione che è composta da un consigliere per gruppo. Il comma 2 bis è sostituito dal comma 3 formulato nel seguente modo. Ogni gruppo ha diritto di designare un rappresentante in ogni commissione. Al comma 4, rinumerato 5, si aggiunge la parola almeno dopo le parole fa parte nel seguente modo. Ciascun consigliere, con la sola eccezione del Presidente del Consiglio, fa parte almeno di una commissione consigliare permanente. Il comma 6, rinumerato 7, viene formulato nel seguente modo. La Conferenza dei Capigruppo, acquisite le designazioni dei gruppi consigliari, formula indicazioni sulla determinazione numerica e la composizione delle commissioni. Viene aggiunto il comma 8, formulato nel seguente modo. La nomina dei componenti avviene con provvedimento del Presidente del Consiglio sulla base delle indicazioni ricevute ai sensi del comma precedente. Articolo 21. I primi tre commi vengono sostituiti nel seguente modo a seguito di modifiche legislative. Ai sensi degli articoli 11 del decreto, dell'articolo 11 del decreto legislativo 235 del 2012, sono sospesi di diritto dalla carica i consiglieri comunali che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati dall'articolo 10, decreto legislativo 235 del 2012, comma 1, lettera A, B e C, che con sentenza di primo grado confermata in appello per la stessa imputazione hanno riportato dopo l'elezione o la nomina una condanna ad una pena non inferiore a 2 anni di reclusione per un delitto non colposo e nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato con provvedimento non definitivo una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4,1 lettera A e B del decreto legislativo 6 settembre del 2011 numero 159. L'articolo 2, il comma 2, la sospensione di diritto consegue altresì quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive
di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale, nonché di cui all'articolo 283,1 del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale. Al comma 3, nel periodo di sospensione, i soggetti sospesi, ove non sia possibile la costituzione, ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata. L'articolo 27 viene abrogato in quanto abrogata la disciplina dei controlli a seguito della legge costituzionale numero 3 del 2001. All'articolo 8 i commi 5, 6 e 7 vengono abrogati in quanto l'indennità di funzione non è più prevista a seguito della finanziaria 2008 e anche gli articoli dello statuto a cui si fa riferimento sono stati abrogati dallo statuto che è stato approvato con deliberazione numero 2 del 24 febbraio del 2014. Al comma 9 viene eliminato l'ultimo capoverso relativo all'indennità di missione non più prevista e risulta pertanto formulato nel seguente modo. I consiglieri comunali formalmente autorizzati o delegati a recarsi per ragioni del loro mandato fuori del territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute ai sensi dell'articolo 84, comma 1 del decreto legislativo 267 del 2000. Tutti i riferimenti normativi citati nel regolamento sono stati aggiornati alla legislazione attualmente vigente. Ho finito, grazie. Grazie Assessore Argiolas. Qualche consigliere vuole esprimere qualche Presidente, parte? Prego, consigliere Cossu. Una riflessione e un quesito. Pongo prima il quesito, ma la scorsa volta, chiedo scusa, forse il caldo o la memoria mi sta abbandonando, non abbiamo proceduto a votazione. È venuto meno il numero legale, non si è proprio votato. No, abbiamo votato. Abbiamo votato, non abbiamo raggiunto i due terzi richiesti. Sì, ma abbiamo votato, perché io non ricordo votazione. Sì, sì. Sì, abbiamo votato, ma non abbiamo raggiunto i due terzi. Ok, perfetto, grazie del chiarimento. Previsti, prego. Ah? È stato votato, perfetto. No, no, lo chiedevo per un chiarimento, poi... La riflessione molto semplice era un attimino di sgomento nel vedere i banchi sgomento iniziale sanato con gli ingressi dei colleghi. Ritrovarmi di fronte la collega Garau, il collega Usai, il collega Piano come l'altra volta, poi ho visto che sono arrivati anche gli altri colleghi. Mi sarebbe comunque piaciuto che, visto che i colleghi assenti al momento della votazione erano presenti in aula e visto che l'atto è frutto di un percorso di quasi un anno, perché iniziamo a parlare di questo atto a settembre con l'istituzione delle commissioni, quando la collega Daniela Garau fece notare la non rappresentanza nelle commissioni e noi accogliemmo subito per ristabilire un principio anche di democrazia, di partecipazione. Quindi ci impegniamo subito a lavorare all'atto, nella lavorazione dello stesso, sono emersi altri punti, altri adeguamenti normativi, quindi si è protratto più del dovuto, perché era doveroso, visto che ci stavamo mettendo mano, confezionare il prodotto migliore possibile. Mi fa specie, ripeto, benché siano solo poche assenze, che i colleghi dell'opposizione non siano rimasti in aula a votare un atto che principalmente è un atto, se mi concedete il termine, pro loro. No, però è un atto dovuto. Consigliere Piano, facciamo terminare il consigliere Cossu. Scusate, è un atto dovuto e nessuno ha mai messo in dubbio questo, tant'è che sia oggi che l'altra volta ho ribadito che questa richiesta di atto dovuto è stata proposta dalla collega Garau e accolta prontamente in quanto atto dovuto, in quanto era necessario ristabilire la partecipazione democratica. Quanto tempo ho, Presidente?
Ancora? Oh, là mi diverto adesso. No, mi diverto, abbiamo 8 minuti, me li prendo. No, visto che torniamo sempre sul discorso delle commissioni, atto dovuto, non atto dovuto, allora lo ribadisco questo aspetto dell'importanza delle commissioni, dell'importanza della partecipazione nelle commissioni, della correttezza verso i colleghi quando in commissione si fa sintesi e quindi sarebbe opportuno arrivare anche in aula rispettando da uomini, benché il parere della commissione non sia vincolante, rispettare anche il lavoro fatto, non magari arrivare in aula e fare le solite grandi discorsi, oppure mettere parole in bocca ai consiglieri che parlano, che non hanno mai detto, in quanto ha sempre difeso la bontà di questo atto dovuto, forse non ho detto atto dovuto. Comunque mi fa sempre specie non trovare i banchi dell'opposizione al completo, in quanto erano presenti i colleghi, per un atto. Guardi, io per rispetto alla linea seguita, diciamo all'indirizzo del gruppo consigliare che vuole portare avanti questo atto dovuto per ristabilire un principio democratico, personalmente oggi io sarei propenso all'astensione. Non lo farò per un discorso di correttezza e di linearità nelle decisioni del gruppo di maggioranza. Però trovo irrispettoso anche verso un percorso che non è un percorso solo ed esclusivamente di un lavoro di commissione, è un percorso che ha visto impegnate diverse conferenze capigruppo, tra l'altro. Pertanto, quando veniamo accusati da alcuni, del scarso rispetto verso le istituzioni, e via dicendo, questi sono gli esempi concreti che non appartiene a noi lo scarso rispetto delle istituzioni, e questo atto andava votato all'unanimità in questa aula consigliare, perché è il frutto del lavoro di tutti, eravate tutti presenti e dovevate prendervi 10 minuti del vostro tempo e votare questo atto. Questo è responsabilità, questo è il rispetto delle istituzioni. Sto parlando con quelle 3 sedie vuote in questo caso. Presidente, comunque sia, per rispettare la parola data, l'impegno preso, io seguirò la linea del gruppo di maggioranza che voterà all'unanimità favorevole a questo atto, che presentava incongruenze derivanti dalle precedenti amministrazioni, giusto per fare anche dei piccoli chiarimenti. Quindi al di là dell'adeguamento, cioè questo atto, questa correzione a questo regolamento, in quanto nella mia ingenuità ho pensato che la rappresentanza nelle commissioni fosse un gap derivante da un consiglio ridotto a 24 unità e che non ci fosse invece nel consiglio formato da 40 consiglieri. Invece mi viene detto e abbiamo appurato che anche nel consiglio da 40 consiglieri non venivano rispettate queste cose. Pertanto trovo ancora più grave che alcune persone abbiano sbandierato la bandiera dell'equità e via dicendo, quando potevano fare queste semplici modifiche a un regolamento quando erano in carica. Grazie Presidente, il gruppo consigliare vota favorevolmente questo atto. Grazie consigliere Cossu. No, rispondo, scusa, ho ancora minuti. Perché consigliere Cossu, le ricordo che siamo nella fase di discussione, non di votazione, non di dichiarazione di voto. 10 minuti. Sì, no, siccome lei sta dichiarando il voto, le sto ricordando che lei è in fase di discussione. Quando siamo... Okay. Prego, continui. Chiedo scusa. No, visto che mi ha dato... Perché la discrepanza tra il numero dallo statuto al regolamento dei due consiglieri e 3 consiglieri non emerge con l'insediamento della Giunta 5 Stelle, è stato un errore di fondo che era già stato scritto. Sì, ma l'errore non cambia da 40. Se in uno statuto viene detto che il gruppo consigliere di minoranza deve essere composto da almeno 3 persone e in un regolamento del Consiglio che deve far fede a uno statuto dice da 3, c'è un'incongruenza di fondo, a prescindere dai 40 o dai 24. Questi errori era di chi ha scritto questo regolamento e di chi ha scritto lo statuto. Noi stiamo andando a correggere anche questo errore. E poi ribadisco che la non rappresentatività dei gruppi consigliari esisteva anche nella precedente giunta formata da 40 consiglieri, così mi è stato detto da consiglieri.
che hanno partecipato anche alla scorsa legislatura, così abbiamo visto e così risultava per via dei gruppi misti e via dicendo. Pertanto il problema sollevato dalla consigliera, ecco perché il problema è stato sollevato dalla consigliera Garau, neoeletta, prima esperienza nella politica cittadina, che ha riscontrato questa anomalia, perché se non fosse stato per la collega Garau non penso che nessuno avrebbe sollevato obiezione, perché l'avete vissuta per 10 anni questa situazione. Ecco tutto, grazie Presidente. Grazie consigliere Cossu. Si è iscritto a parlare il consigliere Usai Massimo, poi la signora. No, velocissimo, intanto mi scusi capogruppo, però non capisco l'intervento, non capisco il senso. Una volta, no, forse sia più esplicito, forse è più semplice. Per una volta che siamo tutti d'accordo per votare un atto, adesso non capisco questo modo di esporsi, di venire sempre contro questo motivo. Lei ha citato il fatto che voci avrebbero riportato che la passata legislatura ci sarebbero state incongruenze nel numero dei consiglieri che partecipavano alle commissioni. No, l'ha detto lei. Non ho capito, se adesso si dimentica anche di ciò che ha detto un minuto prima, è già per... Cioè l'età, non siamo a quel punto, però... Scusate, però... facciamo finire il consigliere Usain. No, io dico solo che questo problema è stato portato avanti non solo dalla consigliera Garau, ma da tutto, io dico minoranza, ma anche dalla maggioranza. Infatti mi fa specie che il capogruppo dica che lui sarebbe per l'astensione, e se lui si esprime in quel modo vuol dire che anche tutto il gruppo era per l'astensione. Ma siccome questo è un atto dovuto, ripeto, non è una concessione che state facendo nei confronti della minoranza, già questo se lo poteva evitare. Però dicevo, la consigliera Garau ha portato avanti questa iniziativa perché in questo momento lei è per la prima volta consigliere, si trova in questa situazione da 24. E sicché ha sentito l'esigenza di portare avanti questa iniziativa, non capisco per quale motivo venga citato questo fatto. Ripeto, tante volte capogruppo si ricordi che ci sono tante altre problematiche da affrontare, anche scontrandosi tra maggioranza e opposizione, ma quando non c'è necessità evitiamo, solo quello lì. Grazie consigliere Usai. Prego consigliera Garau. Solo una considerazione che sinceramente dico al di là del ringraziamento, però poco mi importa veramente di essere, il problema è un altro e mi dispiace che per tanti anni, perché se non vado errando questo è un regolamento del 1997, quindi stiamo parlando di 10 anni, questo comune abbia conosciuto delle commissioni consigliari in cui non era... 20. Come? 20. Ah, ok, sì, scusate, abbia conosciuto delle commissioni consigliari che non hanno nel proprio seno, insomma, rispettato il principio di proporzionalità e di rappresentatività. Alla faccia, veramente, detto in maniera poco, insomma, poco carina e poco elegante, di quel principio di democraticità che invece dovrebbe comunque essere il filo conduttore. Ci sono stati gruppi consigliari che non hanno avuto i propri rappresentanti nelle commissioni, quindi quel tipo di parere consultivo che veniva dato dalla commissione era di fatto monco del parere di una parte praticamente di rappresentanti che non sono rappresentanti di se stessi, sono rappresentanti dei cittadini di Carbonia, quindi una parte della città di Carbonia che ha votato quei rappresentanti che non erano nelle commissioni consigliari non hanno potuto dare il loro apporto anche in termini di idee, e questo per 10 anni. Quindi mi sarebbe, insomma, in qualche maniera piaciuto, cioè, mi avrebbe fatto piacere che in questi banchi ci fossero le persone che hanno guidato questa città. Mi riferisco soprattutto, insomma, al consigliere Casti, che è stato sindaco di questa amministrazione, per capire se c'è stata una disattenzione totale. Voglio, insomma, sperare che non ci sia stata volontà, che sia stato fatto in buona fede, che non ci sia stata un'omissione voluta, perché di fatto
fatto quei gruppi che non erano rappresentati erano gruppi di minoranza. Questa domanda chiaramente non avrà una risposta in questa sede, o probabilmente magari verrà anche colta e quindi ognuno di noi saprà il motivo, ma di fatto quello che mi preme praticamente sottolineare ora come ora è proprio questo. Per 10 anni questa città, quella parte di cittadini che hanno eletto i propri rappresentanti e che erano seduti in questi banchi, non hanno potuto svolgere un ruolo attivo in termini proprio consultivo e propositivo all'interno delle commissioni consiliari, che svolgono un lavoro che è assolutamente fondamentale, che è propedeutico rispetto all'attività che viene portata all'attenzione della giunta, del sindaco e degli stessi assessori. Per il resto è stato veramente un condiviso da tutti noi, così come anche da tutti voi, un atto dovuto e un principio di diritto, quindi non poteva non essere insomma condiviso. Tutto qua. Grazie consigliera Garau. Ci sono altri interventi da parte dei consiglieri? Prego consigliere Stivaletta. No, giusto per far rilevare una cosa per chiarezza e per correttezza. Qualcuno la scorsa volta, pur essendo presente nell'aula, è rimasto fuori però dai banchi, perché pareva proprio che fosse una gentile concessione della maggioranza. Perché alcuni consiglieri entravano e uscivano di maggioranza e non avrebbero mai consentito di arrivare al quorum necessario per esprimere alla prima votazione appunto un voto di una maggioranza qualificata prevista dal regolamento. Quindi anche nel caso in cui tutti i consiglieri che erano seduti lì avessero deciso di entrare per votare, saremmo arrivati a quota 16, ok? Sarebbero mancati quindi due voti per arrivare, o un voto per arrivare a quota 17, che è il tanto necessario per esprimere alla prima votazione il voto. Quindi il giochetto non è stato fatto da questa parte, il giochetto è stato fatto dall'altra parte. Per essere chiari, quindi giusto per rispedire al mittente quelle, dopo un incontro, sospensione dell'ordine dei lavori per, una sospensione dei lavori per 5 minuti, durante i quali avete dialogato di non so cosa perché doveva essere teoricamente già tutto definito, quindi era palese questa cosa, era palese. Anche nel caso in cui i consiglieri presenti avessero votato, non saremmo arrivati al quorum. Ok? Come? Grazie. Grazie consigliere Stivaletta. Qualche altro? No. 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 Qualche altro consigliere vuole prendere parola? Niente. Una breve replica dell'assessore Argiolas, se vuole farlo. Sì, aspetti un attimo assessore. Prego consigliere Fantinel. Sì, quello che diceva il consigliere Stivaletta poco fa è verissimo. La maggioranza attuale in consiglio comunale è composta da 16 persone, okay. Servivano 17 persone per far passare il primo turno questo regolamento. Gli assenti della maggioranza erano Ucchè, Dussò, Ducareddu, Rosas e Serafini, letto adesso nell'atto, quindi non sto dicendo delle eresie. Erano presenti della minoranza due persone. Se ci fosse stata tutta la maggioranza compatta e le due persone presenti... Per favore, facciamo finire il consigliere Fantinel. Per favore, consigliere... Prego, consigliere Fantinel, prosegua. Per favore, silenzio. No, non accetto queste cose. Per favore, fate... No, consigliere Cossu, si sieda gentilmente. Voglio chiedere scusa. Allora. No, mi devo scusare, non puoi mandare a fare. No. Esattamente, mi stavo esprimendo in questo senso. Non permetto questi atteggiamenti in quest'aula, quindi per favore... Presidente, voglio chiedere scusa a nome del gruppo di maggioranza per l'atteggiamento che non condividiamo del collega Serafini in questo frangio. Mi vorrei scusare con Fantinel, col collega Fantinel, per aver ricevuto questo, diciamo, questa reazione un attimino spropositata. Mi scuso a nome del gruppo di maggioranza presente. Chiedo scusa alla Presidenza. Grazie. E a Federico. Prego consigliere Fantinel, prosegua nel suo... Naturalmente discorso. Ringrazio il consigliere Cossu perché ha dimostrato, diciamo, in questa situazione di comportarsi finalmente da capogruppo in modo completo.
Ho elogiato, diciamo, quello che hai fatto, semplicemente. Oh, ripeto, ti sei comportato da capogruppo, l'hai fatto in modo egregio e ti ringrazio per quello che hai fatto. Andiamo avanti, naturalmente non sto a ribattere alle cose che ho sentito perché non serve. Parlavo di numeri, semplicemente li stavo elencando, siccome non volevo neanche intervenire perché non c'era neanche il bisogno. Su questo atto abbiamo lavorato bene, come diceva il consigliere Cossu, nelle commissioni, abbiamo fatto diversi incontri con i capogruppo, cosa per esempio che non è stata fatta per quanto riguarda la modifica dello statuto, per quello l'atteggiamento anche da parte dei gruppi di minoranza è decisamente diverso. Quello che ha detto Michele è assolutamente giusto, l'altra volta purtroppo con 5 assenze da parte della maggioranza l'atto non sarebbe passato, non riteniamo che debba essere una concessione, ma quello che ha detto la consigliera Garau è assolutamente giusto, è un principio di diritto, se abbiamo sbagliato negli anni non è che dobbiamo continuare negli errori, si sta recuperando a degli errori fatti, ma nulla, non ci sono appunto... Semplicemente quindi volevo rimarcare questa cosa, chiedo semplicemente anche direttamente in amicizia all'assessore se possibile nel suo ruolo di non intervenire cercando di giustificare determinati comportamenti di gruppi di minoranza. Può naturalmente parlare del vostro gruppo, partendo dal vostro gruppo, voi avevate delle assenze, da noi c'erano delle assenze, se ci fosse stata la maggioranza dei 16 da voi con i nostri 12 sarebbe passato il primo turno, adesso non c'è. Facciamo terminare il consigliere Fantinel, per favore. Scusate, consigliere Stivaletta, facciamo concludere. Scusate, facciamo concludere il consigliere Fantinel, per favore. E chi è uscito la scorsa? Uscito anche lui. Volevo appunto concludere nel dire che la presenza dei consiglieri nelle commissioni è importante perché, ad esempio, per quanto riguarda il Partito Democratico, attualmente non era presente nella commissione servizi sociali ed è una delle commissioni importantissime per la città. Spesso ci siamo dovuti, diciamo, rapportare con l'assessore oppure con il precedente presidente proprio per avere anche delle informazioni riguardanti il lavoro che si stava svolgendo. Quindi questa cosa assolutamente va nel verso giusto. Il gruppo del Partito Democratico, da me rappresentato, voterà favorevolmente. Grazie consigliere Fantinel. Prego per la replica l'assessore Argiolas. Grazie Presidente. Allora, io ricordo molto bene quella seduta di consiglio perché io da ignorante, da principiante della politica, non capivo cosa stesse succedendo. Perché mi ricordo benissimo, io qui ho lo stralcio del verbale, ricordo benissimo nel posto deputato al pubblico, l'assessore e la consigliera, come si chiama, Ivone Fraternale, tutti i consiglieri lì presenti, però tra il pubblico, e quindi io ero stupita. Ora vi chiedo, approfitto di questa occasione, perché non c'eravate seduti nei banchi, come invece c'era la consigliera Garau? Solo questa domanda, a prescindere che ci fossero o no i nostri consiglieri, a prescindere che ci fossero noi consiglieri di maggioranza, sono usciti dopo loro, sì, c'è stata, la successione era questa, prima siete usciti voi, poi sono usciti i nostri, me lo ricordo molto bene perché era una cosa anomala che non avevo mai visto. Scusate, un po' di silenzio per favore, grazie. Se mi spiegate il perché di quell'uscita, solo questo, che non l'ho mai capita, grazie. Grazie assessore Argiolas. Prego per dichiarazione di voto. Ma semplicemente, prego consigliere Fantinel. Semplicemente l'atteggiamento è e sarà sempre lo stesso per quanto mi riguarda. Questo, se non sbaglio, è un atto che proponete voi.
deve essere attualmente votato. Per far passare un atto serve la maggioranza, non ci deve essere la stampella della minoranza per far passare l'atto. No, non serve. Non per favore, facciamo concludere il consigliere Fantinel. Siccome non lo ritengo giusto, personalmente, parlo personalmente, se l'attuale maggioranza non vuole far passare l'atto e non ci saranno le 13 persone presenti, personalmente uscirò dall'aula, come ho fatto l'altra volta. Consigliere Fantinel, quindi vota l'atto in modo favorevole? Consigliere Fantinel? Siamo in dichiarazione di voto, ok? Vorrei sapere, vota l'atto in modo favorevole? Voto favorevolmente solo se è. O sì o no, consigliere? Se ci sono 13 per 13 voti del... Per appunto. Favore, consigliere Cossu, sì. Per favore. Ok, me l'ha chiesto lei. Per favore, concludiamo. Ok, infatti sto chiedendo al consigliere Fantinel per dichiarazione di voto. Io, come ho già detto, sull'atto ci abbiamo lavorato insieme e siamo favorevoli. L'unico problema è che deve passare grazie ai voti della maggioranza e non della minoranza. Lo vedremo poi in votazione. Quindi personalmente conterò il numero di persone che voteranno adesso e se ci saranno 13 sì da parte vostra, ci sarà anche il mio. Diversamente non ci sarà. Qualche altra dichiarazione va votata? Lo so. Io. Prego, consigliere. Dichiarazione di voto, siamo in dichiarazione di voto. Fai parlare loro allora. Prego. Non ho parlato. Scusate, ristabiliamo un attimo l'ordine. Allora, il consigliere Cossu ha parlato in fase di discussione. Ok, siamo in dichiarazione di voto, uno per gruppo, quindi se il consigliere Zonza vuole parlare, prego, facoltà di parlare. Grazie Presidente. Vabbè che è la prima volta. Allora, premesso che il gruppo di maggioranza chiaramente voterà favorevolmente a quest'atto, prendo la parola perché quest'atto è stato, come dire, condotto su richiesta della consigliera Garau dal sottoscritto quando ero Presidente del Consiglio. Ed è stato fatto un lavoro molto meticoloso, con diversi incontri, diverse conferenze di capigruppo, riunioni congiunte con la prima commissione, che è quella che si deve occupare delle modifiche di tutti i regolamenti. Abbiamo impiegato del tempo, abbiamo, collaborando con gli uffici, col dottor De Sogus e con la dottoressa De Fraia, che mi ha assistito in questo lavoro di meticolosa ricerca degli altri aspetti del regolamento che facevano riferimento tra l'altro a leggi abrogate e che grazie agli uffici sono state modificate con le leggi che poi hanno sostituito quelle ormai defunte. Ho avuto chiarissima percezione che anche dai colleghi capigruppo, sia nelle conferenze di capigruppo sia nelle riunioni congiunte, ci sia stata estrema collaborazione in questo senso. Anche massima partecipazione, devo aggiungere, salvo qualche assenza dovuta esclusivamente a motivi legati alle rispettive attività professionali. Ora, la domanda che mi faccio è questa. Perché, visto che la richiesta è arrivata dai colleghi della minoranza, e come sostiene il consigliere Piano, si tratta di un atto dovuto a tutti gli effetti, e l'abbiamo verificato e riverificato a più riprese, la domanda che mi faccio è: come mai ancora oggi, dopo, consentitemi l'espressione, la pagliacciata della volta scorsa, stiamo ancora qui a discutere sul fatto se si debba votare o meno, se si debba raggiungere il numero legale che dà adito alla votazione o meno,
e non riesco ancora a capire perché debba gravare ancora una volta tutto sulla maggioranza. E la considero anche riduttivo definirvi per bocca del consigliere Fantinel una stampella a nostro supporto. Se un atto politico deve, se da un atto politico dobbiamo trarre vantaggio tutti, in quanto dovuto come atto politico, ma soprattutto i colleghi della minoranza che ne hanno fatto esplicita richiesta e attraverso un percorso condiviso è stata portata avanti e oggi non deve far altro che approdare in porto, non riesco ancora a capire perché di fronte a un atto importante come tutti gli altri ci sia questa manifestazione ad oltranza di ostruzionismo politico. Se la cosa è stata, se l'atto è stato richiesto con un percorso di diversi mesi, sacrificando impegno, tempo e quant'altro, non riesco ancora a capire, non solo perché si stia ancora dibattendo sul sesso degli angeli, ma non riesco tantomeno a capire perché ci siano 4 poltrone vuote da parte di 4 consiglieri che tanto hanno. La cosa riguarda principalmente chi ha fatto richiesta in questo senso. Se vogliamo continuare qui a tirarci le palline di carta come si faceva alle scuole medie, possiamo decidere di giocare, ma penso che siamo stati richiamati all'ordine dei cittadini per condurre la macchina amministrativa. Mi aspetto, soprattutto dai capigruppo presenti su quei banchi, con i quali ho condiviso personalmente il percorso, che non ci siano voti subordinati alla presenza di colleghi di maggioranza o di minoranza. Mi aspetto che, dal momento in cui è stata fatta una richiesta precisa, condivisa e portata avanti, che oggi deve attraccare alla banchina, mi aspetto unanimità nel voto che ci apprestiamo a fare. Grazie. Grazie consigliere Zonza. Prego, facoltà di parola, il consigliere Usai Massimo. Grazie. Tralasciando le pagliacciate, come ho sentito dire, che talune volte... Chiedo scusa, no, consigliere Usai. Riscontrato. No, preciso, no, che lei e la consigliera Garau eravate, no, gli unici presenti e seduti tra i banchi. Prego, non deve essere citato. Come mi ha dato fastidio, mi ha citato prima l'assessore. Non esiste questo del citare. Io, ognuno di noi, si assume la responsabilità di ciò che fa. Se io ho deciso una volta di star qui, non devo essere citato, perché il mio dovere è essere qua o essere là. Dipende da quello che scelgo io. Quello che, allora, come a nome del mio gruppo, Carbonia Possibile, noi voteremo sì a quest'atto, a prescindere dai numeri, da questa parte o da quella parte. Mi fa specie, come ho detto prima, che mi si venga a dire che è un atto dovuto ed è giustificato da tutti, maggioranza e opposizione. Non capisco perché si continua a dire un atto che avete richiesto voi, interessa a voi, interessa a tutti. Siamo tutti consiglieri, maggioranza e opposizione, ma siamo tutti consiglieri. Abbiamo tutti lo stesso obiettivo, quello di far fronte alle esigenze dei cittadini e di impegnarci per loro. Quello è. Sì, che finiamola di dire, perché anche lì vedo dei banchi vuoti, allora voglio pensare che non ci sia responsabilità. No, io vado a pensare che ognuno di noi ha un problema particolare che l'ha portato ad abbandonare l'aula. Mi viene più facile, ma perché mi devo impelagare in questi discorsi? Siamo qui, votiamo. Grazie consigliere Usai. Altri consiglieri per dichiarazione di voto? Prego consigliera Garau. Allora, sì, lui aveva detto che avrebbe votato sì, perché per me vale quello. Ha detto che avrebbe votato sì solo nell'ipotesi in cui ci fossero stati 13 consiglieri di maggioranza. Quindi la maggioranza, per cui siccome la dichiarazione di voto è stata fatta, voglio capire se il suo voto è un voto per l'approvazione oppure no. È già intervenuto in questo senso, quindi... Eh no, mi perdoni. Giusta osservazione, giusta osservazione. Allora, da... Dai, voto sì, sei qui, voto sì. Cosa vuoi? No, scusate, la dichiarazione di voto ha un senso. Sì,
Sono pienamente d'accordo con lei, consigliera Garau. Io ho chiesto per ben due volte al consigliere Fantinelli di essere chiaro nella sua votazione. Ma io il mio intervento ovviamente è funzionale anche a quello che lui dovrà dire o che comunque ha detto. Siccome non è conseguenziale, perché io non l'ho ancora capito che cosa voterà, capito. Ho la necessità di saperlo. Consigliera Garau, io ho chiesto per ben due volte, ripeto, quale fosse la sua posizione. Non posso... Si andrà in votazione. Io l'ho già chiesto, ho già stato chiesto per ben due volte di indicare la sua posizione, non l'ha fatto. È un atteggiamento che prova quello che andrò a dire. Allora, prego. Qui si vota non in funzione di quello che è l'interesse, che l'interesse sarebbe quello di rappresentare i cittadini che ci hanno votato in qualunque commissione, qui si vota in funzione, almeno dalle parole, poi magari i fatti smentiranno, perché magari il consigliere Fantinelli deciderà di votare favorevolmente a prescindere dal fatto che nella maggioranza non ci sono 13 persone, però dalle sue parole io ho capito questo, che il suo voto è condizionato, non gliene importa quasi nulla sostanzialmente del principio di rappresentatività e di proporzionalità, esattamente consigliere Fantinelli, perché certe parole, certe consigliazioni non possono essere fatte. Io ragiono in funzione dell'interesse dei cittadini ad essere rappresentati nelle commissioni, e se questo principio è un principio che condividiamo, non vedo per quale motivo lei comunque lo debba condizionare alla presenza dei 13 consiglieri di maggioranza. Mi fa capire sostanzialmente, e questa è la riprova di ciò che io penso rispetto anche a quello che accade qui puntualmente, penso per esempio agli avanzi, 5 milioni di euro, 2 milioni da destinare a investimenti, il consigliere Casti ha motivato il suo dissenso, cioè non ha voluto svincolare delle somme perché secondo lui c'erano delle motivazioni particolari, ma dico, porca miseria, non ci sono soldi, e quando questi soldi ci sono non li vogliamo neppure svincolare. Ma qual è l'interesse? L'interesse è quello della collettività o è l'interesse partitico di dire no a prescindere praticamente da qualunque cosa praticamente si faccia? Cioè, ma la verità, sarò fuori tema, ma ditemi quello che volete, questa è la riprova. Se condividiamo un passaggio di questo tipo, che senso ha stabilire e decidere praticamente che si voterà solo se saranno presenti 13 consiglieri di maggioranza? Mi dispiace, perché non si ha veramente, come posso dire, la lungimiranza o l'idealità, capito, di quanto può essere alta la funzione politica nostra all'interno praticamente di questa sede. Mi dispiace constatarlo e ve lo dico, per un anno sono stata zitta, tutte le volte praticamente che succederanno fatti di questo tipo io mi alzerò e rimarcherò veramente le vostre mancanze, quelli che per me sono i vostri limiti, limiti serissimi, che sono quelli che hanno portato la cittadinanza di Carbonia probabilmente a non darvi il consenso, a non darvelo più dopo 70 anni. Consigliere Garau, perché è gravissimo dire sono d'accordo, condivido tutto, però lo voto solo se voi siete presenti o meno. Ma a maggior ragione, votiamolo noi, siamo noi che lo abbiamo proposto. Cosa ce ne importa di quello che faranno gli altri? Grazie. Qualche d'un altro per dichiarazione di voto? È uno per gruppo. Andiamo in votazione. No, avete già fatto la vostra dichiarazione di voto, l'ha fatta il consigliere Zonza, siete a posto. Do la parola al consigliere Fantinelli, ha già parlato. Per fatto personale, sono stato citato, devo rispondere. Andiamo in votazione, consigliere Fantinelli. È già stata chiarita la posizione. Hanno parlato di me e non posso rispondere. No, andiamo in votazione, grazie. Prego, do la parola alla segretaria. Per favore, andiamo in votazione. Grazie, segretaria. Prego. Procediamo. Consigliere Cossu, ristabiliamo l'ordine, per favore. Siamo in votazione. Prego, segretaria. Massida Paola. Cossu Manolo. Scusate. Consigliera Garau, siamo in votazione. Consigliera Garau, Serafini Marco. Scusa,
cosa? No, vabbè, basta. Per favore, chiedo, per favore, due consiglieri. Siamo in votazione, richiamo all'ordine i consiglieri, per favore. Serafini Marco. Consiglieri, per favore. Ho sentito il numero, non ho sentito sì. Aspetta, aspetta. Richiama l'ordine i due consiglieri, per favore. Siamo in votazione, per favore. Scusate, ho detto Serafini Marco, mi ha risposto. Non ho... Ah, ok. Consigliere Cossu, basta. Siamo in votazione, non esiste un atteggiamento del genere, per favore. No, io se le, la risposto. Segretaria ha segnato chi ha votato, non si preoccupi, sì. Consigliere Cossu, la segretaria sta segnando. Mi ha risposto anche lei. Prego. Scusi, Cossu Manolo, io ho sentito un sì, poi... Ah, ecco, cioè... Siamo fermi lì ancora. Cera Eleonora. Sì. Pinna Silvia. Sì. Maras Daniela. Sì. Uchedu Mauro. Assente. Sodu Maurizio. Assente. Piras Matteo. Sì. Rosa Sangelo. Assente. Santoru Giorgio. Sì. Loielio. Sì. Zonza Massimo. Sì. Craig Marco. Sì. Lebiu Adolfo. Sì. Caredu Mauro. Assente. Caste Giuseppe. Assente. Moritu Pietro. Assente. Fantinel Federico, assente. Fraternale Ivone, assente. Piano Ugo. Sì. Usai Massimo. Sì. Usai Fabio. Sì. Stivaletta Michele. Assente. Grau Daniela. Sì. Approvato. Con votazione 16, sì, il Consiglio approva l'atto. Conclusi i punti all'ordine del giorno, dichiaro... Immediata esecutività. Non c'è scritto. No, mi dispiace, ma nella... Non c'è scritto, nella delibera non c'è scritto. No. Sì. Forse è il caso di metterlo. Se lo volete lo possiamo mandare in immediata esecutività. Va bene. Prego la parola alla segretaria. Massida Paola. Cossu Manolo. Serafini Marco. Cera Eleonora. Pinna Silvia. Maros Daniela. Sì. Uchedu Mauro, assente. Sodu Maurizio, assente. Assente. Piras Matteo. Sì. Rosas Angelo, assente. Santoru Giorgio, assente. Ah, c'è. Sì. Loi Elio. Sì. Zonza Massimo. Sì. Craig Marco. Sì. Lebio Adolfo. Sì. Careddu, assente. Casti Giuseppe, assente. Assente. Morittu, assente. Assente. Fantinello Federico. Assente. Fraternale. Piano Ugo. Usai Massimo. Usai Fabio. Stivaletta Michele. Assente. Garau Daniela. Sì. Sempre voti 16. Immediatamente esecutiva. Un attimo. Scusate, non abbiamo ancora terminato. Vi prego di rimanere a posto. Con 16 voti sì, diamo immediata esecutività all'atto. Sono conclusi i punti all'ordine del giorno. Vi auguro buona serata. Il Consiglio è sciolto. Grazie.